Quando parte lì andiamo, Marco? E diamo un benvenuto a tutti gli appassionati di arrampicata sportiva e non solo. Oggi siamo in diretta da Milano, dalla Urban Wall, Milano Climbing Factory, per il campionato italiano Lead 2023. Io sono Marco Iacono, insieme a me. Cioè, Jean-Pierre Bovo, buongiorno a tutti, ciao Marco. Ben ritrovato, Gian. Ed eccoci quindi al campionato italiano Lead, quest'anno anticipato un po' di più rispetto alle scorse stagioni, Marco. E siamo nella fase di osservazione, siamo alla semifinale. Ieri sabato si sono state svolte le qualifiche, sia maschili che femminili, e oggi ci saranno questa mattina. Proprio in questo momento inizieranno le semifinali, anche quelle sia maschili che femminili, e questo pomeriggio andremo invece a vedere le finali che decreteranno il campione e la campionessa di questo campionato italiano Lead 2023. Hai detto bene, Gian, campione italiano che arriva leggermente in anticipo rispetto alle passate stagioni, un po' perché serve a fare da rodaggio in vista delle tappe di Coppa del Mondo della specie da Lead che ancora non sono partite. Abbiamo visto che è partito Coppa del Mondo Boulder, Coppa del Mondo Speed, mancano ancora due tappe di Boulder, Praga e Bressanone, e poi partirà tutto il circuito di Coppa del Mondo Lead. E questo è già un primo banco di prova per gli atleti azzurri che sono qui oggi e che partecipano a questa competizione. Hai parlato delle qualifiche che si sono svolte ieri, oltre 80 mi sembra gli atleti che hanno partecipato, e qui stamattina abbiamo i migliori 24, ma un po' di più perché ci sono stati dei pari meriti. Raccontaci com'è andata questa qualifica. Sì, in verità sono i migliori 26, dovrebbero essere i migliori 26, in Italia si qualificano dalle qualifiche i migliori 26, però c'è da dire che nella categoria maschile c'è un francese, Arsène Duval, e quindi entrando in semifinale dà un posto in più, quindi i maschi sono 27, mentre nelle ragazze vediamo 28 partecipanti perché ci sono stati dei pari merito al 26esimo posto. E come funziona la qualifica? La qualifica funziona che i ragazzi hanno due vie da salire, hanno un tentativo esclusivo, in pratica si fa più punteggio più l'atleta raggiunge la presa più vicina all'ultima, denominata top, e così si crea una classifica e questi sono i migliori 26 atleti della qualifica di ieri. Le vie, diversamente da oggi, vengono affrontate in stile flash. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli atleti, mentre provano l'itinerario, possono vedere gli altri atleti gareggiare, nel senso che non sono a vista, come invece questa mattina, Marco. Esatto, questa mattina dove vediamo adesso gli atleti appunto in questa fase cosiddetta di ricognizione, tutti alla base della parete, abbiamo due vie dove passa la corda e la corda sta a indicare il percorso che dovranno seguire gli atleti tra i vari punti di ancoraggio chiamati rinvii che consentiranno la salita in estrema sicurezza, e vediamo qui confrontarsi come stanno facendo ad esempio adesso Camila Moloni e Giorgia Tesio, atlete rispettivamente di Fiamme Oro e Centro Sportivo Esercito, per arrivare a fare top nei 6 minuti di tempo massimo che hanno per effettuare la loro salita. Al termine di questa ricognizione rientreranno nell'area di isolamento dove erano stati precedentemente messi tutti quanti gli atleti a scaldarsi, e in questo modo, come ha giustamente anticipato tu, Gian, non potranno vedere la salita degli altri concorrenti in modo tale da non rubare con gli occhi qualche passaggio, qualche metodologia di salita. Sì, banalmente Marco, in pratica vedendo già un altro atleta salire la via, quando poi io la provo successivamente ho un vantaggio in più, quindi ho, diciamo, magari trovato un trucco, un escamotage, un metodo, come diciamo nel nostro gergo arrampicatorio, che mi può agevolare a salire la via. Invece in questa fase, durante la semifinale, avendo i ragazzi in questo isolamento, isolati sia dal punto di vista visivo che anche dal punto di vista tecnologico, perché gli atleti in isolamento non hanno a disposizione neanche l'utilizzo del cellulare, non hanno la possibilità di vedere e di scoprire quindi la via. Quindi salgono, si dice in gergo, a vista, ed è la prima volta che vedono le prese e devono un po' adattarsi nell'immediato. Invece nella formula qualifica, quella di ieri, possono vedere gli altri atleti e quindi decidere anche quale soluzione adottare ancora prima di salire sulla via. A questo punto una persona, se
gli viene da chiedersi, ok, ma è il primo atleta che sale, come fa? Per ovviare a questa, diciamo, discrepanza, vengono fatti dei video dai tracciatori, ci sarà una figura che andremo poi a spiegare successivamente chi sono i tracciatori, viene fatto un video dai tracciatori che salgono la via in modo che tutti abbiano comunque una dimostrazione precedente per affrontare la via e non sono, diciamo, soltanto a vista i primi due e gli altri flash. Esattamente Gian, e questa è l'importanza dei video dimostrativi delle vie di qualifica, mentre invece è ancora più importante questa fase per quanto riguarda gli atleti che devono iniziare ad immaginarsi, a proiettarsi in parete per capire cosa si ritroveranno ad affrontare man mano durante la loro progressione da terra. Alcuni loro usano addirittura dei piccoli binocoli o qualcosa per andare, come vediamo qui Federica Papetti adesso con il binocolo alla mano, per cercare di capire la generosità di questi appigli che dovranno prendere con le mani o di questi appoggi che dovranno caricare con i piedi. Ancora pochi istanti, da questa panoramica vediamo che la via di destra, dove passa la corda sulle prime prese viola e bianche che poi sono mixate con delle prese bianche e verdi, sarà la via femminile, mentre la via di sinistra con i grandi volumi rossi e verde, diciamo, sì, verde lime, sarà la via maschile. E intanto qua lo speaker, nonché il padrone di casa, Paolo Morandi, sta avvisando gli atleti che mancano pochissimi istanti prima di tornare appunto in isolamento e poi avremo la prima coppia di atleti che andranno in contemporanea e ci faranno scoprire queste vie di semifinale. Sì, potrebbe essere che la prima salita sarà esclusivamente femminile, dato che sono 28 le partecipanti a questa semifinale, mentre sono 27 i maschi. Intanto guarda che bella questa panoramica della prua imponente, sì, della struttura qui a Milano, vero? Che abbiamo visto poco fa. Eccola qua. Bellissima e soprattutto molto impegnativa fisicamente, dove vediamo i due itinerari a sinistra e a destra. Adesso ovviamente gli assistenti degli atleti, quindi coloro che faranno sicura, hanno tirato giù le corde, questo perché gli atleti, come si dice in gergo, scaleranno con la corda dal basso, ovvero dovranno predisporre loro i punti di ancoraggio e avremo sulla linea di sinistra Luca Bacher della Gravità Zero di Trieste, mentre sulla linea di destra, quindi quella femminile, Marianna Tuichiaf del Rock Brescia ASD. E quindi fra pochi minuti inizieremo, potete vedere adesso Marianna mettersi le scarpette d'arrampicata, sono delle scarpe molto più strette che aumentano la sensibilità dell'appoggio dell'atleta. Ultimi aggiustamenti, magnesio liquido che va ad asciugare la sudorazione della mano. Probabilmente è il suo primo campionato, Marianna, categoria Under 16, quindi al più avrà 15 anni questa, direi, ragazzina. E quindi siamo pronti, Marco, ad iniziare questa semifinale del campionato italiano 2023 qui all'Urban Wall. E spieghiamo quindi che questa parete è alta quasi 20 metri, 19 metri circa il top rispetto di altezza rispetto al suolo, ma imponente. Lo sviluppo è circa 25 metri. Che vuol dire lo sviluppo? Vuol dire che la conformazione della parete, che cambia di inclinazione man mano, ne aumenta la lunghezza e quindi diventa ancora più distante raggiungere appunto il top. E invece mi smentiscono subito gli organizzatori e fanno partire sia la prima ragazza che stacca adesso il piede da terra, quindi inizia ufficialmente la semifinale. E parte anche Luca Bacher sulla vostra sinistra del teleschermo e si inizia. Ed eccola qua la grafica in sovraimpressione che ci dà un supporto per capire in termini di classifica come verranno stabilite le posizioni degli atleti. Qui adesso, man mano che la progressione appunto degli atleti andrà verso il top, verrà incrementato il numero di presa che hanno raggiunto e quello appunto servirà a fare classifica. Poi nelle classifiche che potete vedere anche in tempo reale sul portale fasi.results.info vedrete anche a volte un più a fianco al numero e ora Gian ci spiega quel più cosa sta a significare. È il tentativo dell'atleta di raggiungere la presa successiva non riuscendo magari né a toccarla né a tenerla, ma viene comunque valorizzato il tentativo di raggiungere la presa successiva. Ma sarà più facile usare degli esempi. Intanto vediamo sia Marianna che Luca affrontare abbastanza
agilmente, sì, questa prima sezione. Sì. Un po' di titubanza da parte di tutte e due, comunque sono i rispettivi 28esimi e 26esimi atleti, perché andiamo a ricordare che vedremo salire le semifinali in ordine inverso dal risultato della classifica di ieri, quindi i qualificati migliori li vedremo alla fine, un po' come la tappa che c'è stata ieri di ciclismo del Giro d'Italia. Ale Marianna. E vediamo quindi questi primi 7-8 metri da terra abbastanza, diciamo, in confidenza anche per questi primi atleti, quindi vuol dire che i tracciatori hanno adottato una scelta, come si dice, conservativa anche fino allo spettacolo, di far scalare molto, far scalare almeno sufficientemente questi atleti prima di iniziare una sezione di via dura. I tracciatori chi sono? Sono quella figura tecnica federale che deve creare gli itinerari sui quali poi si confronteranno appunto gli atleti. Il capo tracciatore in questa competizione è Alberto Ignerro, di esperienza e fama internazionale. Insieme a lui mi è sembrato di vedere Luca Camanni e Daniele Martina e Stefan Scarperi. Stefan, e vediamo Scarperi. Intanto i ragazzi entrare un po' in difficoltà, ormai la fatica si fa sentire. Appunto Luca ci abbandona con questo ultimo tentativo, ma anche Marianna è vicino alla fine della sua prestazione, infatti ci salutano entrambi. Luca comunque abbastanza alto, alla presa 34, Mariano alla presa 22, ovviamente attualmente sono al primo posto essendo gli unici atleti ad essere entrati in competizione. Vediamo apparire il più vicino al 34 di Luca, questo perché sta a significare che lui ha addirittura impostato il movimento successivo, quindi c'è stato un movimento evidente del bacino verso l'alto per andare a raggiungere la presa successiva. Bravissimo Marco, hai detto il bacino, negli anni a venire si utilizzava più che altro l'osservazione della mano che andava verso la presa, ma da qualche anno si cerca di notare di più lo spostamento completo del corpo e quindi si prende come punto di riferimento il bacino. Non male comunque come salita quella di Luca, un po' più titubante quella di Marianna, ma come ho anticipato deve fare molta esperienza alle veramente sue prime gare, forse anche senza forse il suo primo campionato italiano. Direi ottima prestazione per lei, anche soltanto la qualifica in semifinale quest'oggi. Non è detto che non guadagni qualche posizione. Ed ecco entrare in campo femminile la compagna di squadra di Marianna Calabro Margherita del Rock Brescia ASD, mentre in campo maschile per l'Art Climb abbiamo Fabio De Cesaro, pettorale numero 6, pronti anche qui a partire. Abbiamo visto prima gli assicuratori, che sono coloro appunto che hanno questo dispositivo tra le mani che tiene in sicurezza gli atleti in caso di caduta, levare la corda e prepararsi per la coppia successiva di atleti che, dopo uno sguardo d'intesa con il giudice di via, possono a questo punto partire. Ricordiamo che appena staccano i piedi da terra partono i 6 minuti che avranno a disposizione per raggiungere il punto più alto possibile. Difficile Marco andare a sfruttare a pieno tutti i 6 minuti su questa inclinazione, ma qualcuno potrebbe stupirci. E vediamo che sono partiti entrambi, sia Margherita sulla vostra destra del teleschermo che Fabio sulla sinistra. Fabio, soprannominato dagli amici simpaticamente il Pinza, per la sua forza nel pinzare forte le prese utilizzando il pollice. Come vediamo qui con la mano destra, pinzata è proprio quello, ovvero quando il pollice va a contrapporsi alla tenuta delle altre dita della mano. Quindi un gran margine per Fabio. Intanto vediamo anche Margherita, buona la sua salita. Sì, sembra molto più leggera rispetto alla compagna di squadra che l'ha preceduta, Margherita, mentre Fabio è un po' più rigido della salita di Luca Bacher. Vediamo adesso Fabio che rilancia in questa sequenza di piccoli appigli montati su questo grande volume di legno. Adesso andrà di sicuro con la mano destra alta per poi forse alzare il piede sinistro col tallone e raggiungere la pinzata successiva, dalla quale potrà moschettonare, quindi passare la corda sul punto di ancoraggio e stare in sicurezza. Una delle grandi difficoltà di questa struttura è appunto riuscire a staccare un arto per andare a fare la moschettonata, quindi come sta facendo adesso Fabio, mettere la corda all'interno del moschettone
perché bisogna poi rimanere in parete esclusivamente con tre punti di ancoraggio, una mano e i due piedi. Diventa molto dispendioso a livello energetico. Vediamo Fabio un attimo in difficoltà, ma riesce a tenere la presa sul volume verde, rientra nel rovescio, cerca di arcuarlo, è nettamente in difficoltà, vediamo che non riesce più a sentire le dita. Gran prestazione quindi da parte di Luca, che guadagna una posizione al momento. Sembrava un attimo freddo Fabio, non riusciva a esprimere forza, mentre zitta zitta Margherita continua a salire sulle prese viola e bianche di questa semifinale del campionato italiano. Alle Margherita, guarda come sfrutta qui il tallonaggio del piede destro per rimanere aderente alla struttura, che però adesso va a perdere in una brutta sbandierata che sicuramente va ad intaccare il suo serbatoio di energie. Poi scivola via l'accoppio sulla presa subito all'altezza del moschettonaggio. Termina quindi con 22 più la sua prestazione. Eh sì, a meno che non sia quello di Marianna quel punteggio, ma probabilmente hai ragione che è di Margherita. E quindi adesso ci prepariamo per la nuova turnazione, dove entrerà in campo per l'arco climbing Gioele Piffer sulla via di sinistra. Gioele Piffer, mentre sulla destra partirà Fiorio Agnese, appena finiranno le procedure per togliere la corda. E intanto parte Gioele, parte direi a bomba, molto veloce. Sì. Molto importante avere un buon ritmo subito dall'inizio su questa inclinazione, Marco, perché più in alto si va e meglio è, più si risparmia energia. Bisogna però stare attenti a non eccedere nella velocità, trovare il giusto compromesso tra velocità e dispendio energetico. E Gioele sembra lo stia facendo al meglio. E intanto parte dall'altra parte, se non sbaglio, se compagna di squadra dell'arco climb. Sì, entrambi arco climbing. Agnese e Fiorio. Hai detto bene tu, Gioele è partito con un buon ritmo, che è importante essere veloci soprattutto nelle sezioni più strapiombanti, perché abbiamo visto che dove ora la parete è blu è leggermente meno aggettante, quindi Gioele può permettersi di rallentare leggermente, anche se, come hai fatto notare tu, Gian, bisogna comunque mantenere un buon ritmo per riuscire ad arrivare in un tempo utile al top senza consumare troppa energia sugli avambracci, cosa che sta cercando di fare anche Agnese Fiorio. Ottimo gioco col suo tallone sinistro per andare a moschettonare. Grande pinzata viola e bianca, altro tallone. Gioele ha un attimo in difficoltà anche lui sul rovescio, dove ha dato filo da torcere a De Cesaro, anche lui bello teso, purtroppo ci abbandona. Ma che salita ha fatto Luca Bacher. Luca Bacher, quello possiamo dire che forse è il primo vero filtro, con quelle due piccole prese andare a rovesciare su quel grande volume piramidale. Primo vero filtro per gli altri, non per Luca, direi, non per perché Luca, non esatto. Ci ha proprio fatto vedere alcuna difficoltà su quel passaggio. Devo dire che ero un po' sorpreso del piazzamento di qualifica di Luca ieri, che era molto preoccupato di non essere entrato in semifinale. Anzi, per fortuna il piazzamento di Arsène non fa punteggio, e quindi è riuscito a entrare, anche se 27esimo dal risultato della qualifica Luca. Intanto qua Agnese decisa a tenere. Peccato per Agnese, sì, Fiorio fuori dentro e non è riuscita a tenere la presa successiva lì. Comunque una presa è un movimento in più rispetto a Margherita, quindi prende Agnese la testa della classifica. Quella sezione parete inclinata relativamente poco, forse solo 5-10 gradi, infatti prese molto molto piccole. Ah, sì, 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 nella parte diciamo beige che abbiamo visto in quella sezione, forse anche 20, soltanto che nell'interno di tutti quei strapiombo sembra, si perde un po' l'inclinazione. Sì. Intanto quindi andiamo ad accogliere il campo maschile Gianluca Vighetti dell'Escape Climbing Garden di Torino, giovanissimo, under 16, 15enne in gara,
se non sbaglio, al recente campionato italiano giovanile. Gianluca è arrivato primo nella lead under 20. Under 16, ah, giovanissimo, ero giovane, 15 anni. E invece Sara Arcozzi dell'Istrice Ravenna. Sara Arcozzi che ha fatto vedere il suo livello l'anno scorso alla gara in Emilia-Romagna, qualificandosi in finale. Che non possa anche quest'oggi raggiungere quel fantastico obiettivo. E intanto vediamo un giovane sprintoso Gianluca correre sulla via di semifinale rossa e viola. Viola, colore presente anche sulla semifinale femminile. Sta andando a stringere adesso Sara la quarta presa. Serie di pinzate molto larghe per poi alternarsi con queste prensioni con l'estremità, con le ultime falangi delle dita dei climber che si devono destreggiare in questi itinerari tracciati sotto la supervisione di Alberto Gnerro, che sappiamo essere famoso per far stringere prese molto piccole agli atleti. Sì. Vediamo cosa ci riserveranno queste due vie di semifinale sulla parte alta, che probabilmente andremo a scoprire solo verso la fine di questo turno di gara, quando arriveranno, diciamo, la top 10 degli atleti usciti dal turno di qualifica. Eh sì, ci sarà sicuramente un salto di qualità, più ci avvicineremo agli ultimi concorrenti. E intanto vediamo Gianluca che ha rallentato un attimo il suo ritmo, va a sfruttare bene il tallonaggio. Una delle sue migliori qualità è l'utilizzo degli arti inferiori per compensare un po' la mancanza di forza sugli arti superiori. E intanto Sara continua la sua ascesa. Vediamo Gianluca che si avvicina a quel volume verde che a tanti ha messo in crisi. Non riesce troppo a percepire positivamente il volume di sinistra, infatti viene via. Cerca di scappare, ma ci saluta precedentemente rispetto agli altri. Sara Arcozzi intanto è lì dove ci ha abbandonato Agnese. Vediamo se decide di moschettonare o di andare via. Prova un tallonaggio, torna indietro. Più si pensa su questa parete, peggio è. Moschettonata al limite per lei. Moschettonata molto dispendiosa. Qua deve andare qui per decisa, entrare col bacino sulla parete per andare a stringere quella presa tappata. Bravissima Sara che riesce a tenere la doppia spallata. Movimento dove era cascata Agnese, sì, mi sembra. Eh sì, a tenere la presa di destra. Bravissima. Entra nel rovescio, Sara. Tallonaggio in sinistra. Pinza di sinistra, rimane ancora su, incollata alla parete, sembra Sara, non voglia assolutamente lasciarsi andare. Ale, probabilmente ultimo movimento per lei. Anche perché lì tocca capire qual è l'ultima presa utile dalla quale moschettonare, perché ricordiamo che gli atleti non possono decidere di guadagnare saltare punteggio saltando un moschettonaggio, perché i giudici non gli assegnerebbero l'ultima presa raggiunta, ma l'ultima utile dalla quale poter moschettonare. Eh sì, certo, questo Marco, soprattutto per una questione di sicurezza. Ma credo che dalla presa cui stava cercando di andare Sara si possa ancora moschettonare. Forse no, forse sì. Ce lo diranno i tracciatori. Intanto in campo maschile abbiamo Luca Selvinelli della Coren. In campo femminile invece ci raggiungerà Laura Kindris della Stone Age SSD. Ed ecco Luca Selvinelli, ultimo ripasso della sequenza di movimenti che si è immaginato di ricognizione prima di partire. Sguardo al giudice e via. Luca che è entrato in finale alla prima Coppa Italia Lead che si è svolta qualche settimana fa a Bergamo, all'Orobia. E intanto parte anche Laura sulla destra del vostro teleschermo. Ale Laura.
Stone Age, palestra di Roma, scusate, di Milano, qua vicino. Invece la Cuora in una delle prime società di arrampicata italiana, situata nel Bergamasco. Bene Luca in questi movimenti, va a sfruttare la sua altezza saltando tre appigli per ottimizzare un po' la sequenza. Ale Luca, tallonaggio di sinistra che lo tiene bello ancorato alla parete, arriva nel prima sezione un po' più difficile che ha messo in crisi molti atleti, a parte lui Luca Baccar. Selvinelli, vediamo che anche lui entra un po' in difficoltà, deve andare a gestire con il tallone. Cosa ha tenuto qui, che sbandierata sta tenendo? Ha perso un sacco di energia e non è riuscito più a tornare con i piedi in parete. Fondamentale in quella sezione continuare a essere bello tonico con l'addome per tenere i piedi a contatto della parete. Dici che lì un tallonaggio di sinistro sul grande volume subito sotto alla piramide non aiuterebbe un po' gli atleti a rimanere un po', sì, un po' in struttura? Probabilmente si è lasciato il tallone sotto il rovescio a destra fino alla fine, così quando l'ha tolto si è ritrovato a tenere una bandiera esagerata. Ah, Laura che anche lei cade dove è caduta Agnese Fiorio, ma qualificandosi meglio ieri è comunque davanti. Gran salita comunque quella di Sara Arcozzi, che guadagna la testa della classifica e una posizione al momento appunto su Laura Kindris. E adesso altra turnazione, la sesta coppia, arriva quindi Hannes Grasl della VS di Passeier, mentre per il campo femminile della VS di Merano, altra tesina in gara, Leni Klotzner. E comunque nella classifica maschile al momento Luca Baccar è ancora lassù, il primo uscito, 8 prese di vantaggio su Gioele Piffer. Quindi per ora, diciamo, esatto, l'ultimo classificato per ora sta guadagnando tantissime posizioni grazie alla sua ottima performance, sì, in questo turno di semifinale. Partito Hannes, devo dire che Hannes è veramente uno specialista di questa disciplina. È molto veloce, molto bravo anche ad adattarsi in fretta alle situazioni, come la maggior parte degli altoatesini. È sicuramente un macinatore anche di roccia, quindi di scalata outdoor, che ricordiamo sempre aiuta molto anche dal punto di vista del gesto tecnico, sì, soprattutto sulla sensibilità dell'appoggio e la percezione del corpo nello spazio. Ale Eleni, qualche indecisione qui da parte di Hannes sulla giusta sequenza delle mani, un po' di tempo perso forse in questa fase per lui. Sì, di solito il ritmo è una delle sue caratteristiche migliori. Certo che quando si parte su uno strapiombo del genere, impostare subito un ritmo veloce è veramente difficile, soprattutto se non si ha l'esperienza tale di averci magari scalato più volte, come vedremo altri atleti quest'oggi, come per esempio tutti quelli della nazionale italiana che si allenano qui appunto d'inverno, perché lo ricordiamo, questo è un centro tecnico di preparazione olimpica invernale, lo è stato quest'anno per ospitare proprio gli atleti della selezione azzurra in vista della qualifica olimpica che inizierà quest'anno dall'appuntamento di Berna ad agosto con i campionati mondiali assoluti che staccheranno i primi pass per i giochi olimpici, e quindi giustamente Gian ci fa notare che magari hanno un piccolo vantaggio forse in questa circostanza gli atleti che si sono allenati qua tutto l'inverno. Allenarsi, fare una gara in casa in questo ambito è sicuramente super vantaggioso. Conosci le inclinazioni e conosci più o meno la percezione che avrai sulla presa. Ah, peccato qua, anche lui caduto forse prematuramente, sì. Scivola l'aggancio con la punta destra, molto stanco forse qui Grasl. Invece Leni continua a trascinarsi, moschettonaggio, bella rannicchiata
braccio destro in completa sì, chiusura qui. Come piacerebbe vedere ad Alberto Nierro. Esatto. Adesso vediamo Leni se riesce a cecchinare la presa. Ah, peccato, è arrivata poco precisa. Abbiamo visto che lì il tracciatore ha tappato leggermente per rendere proprio ancora più aleatorio l'atterraggio su quella prensione. E quindi sì, Leni Klozner cade vittima di questo. Vengono un po' odiati i tracciatori da parte degli atleti nel momento in cui usano questi escamotage per appunto far cadere l'atleta, ma il lavoro del tracciatore appunto quello è quello di far cadere l'atleta, il lavoro dell'atleta è appunto quello di andare il più in alto possibile sull'itinerario del tracciatore. Due figure che non possono esistere senza l'uno senza l'altro, ma che si odieranno a vita. E adesso invece entra in campo maschile per la Climbing Side di Roma Matteo Marrocchi, mentre in campo femminile per il Vertic Area Dolomiti ASD Sofia Bellesini. Sofia Bellesini che è anche una fortissima atleta della disciplina speed, la velocità nell'arrampicata sportiva. Si è svolta ieri la Coppa Italia proprio qui dopo le qualifiche di lead, la terza tappa di Coppa Italia Speed. Sofia, vediamo che è una specialista della velocità, tappa vinta da Giulia Randi che ha stabilito anche il nuovo record italiano 7.12 secondi su Beatrice Colli. Salutiamo Giulia Randi, grande applauso per lei. Intanto partono i nostri due atleti. Mentre in campo maschile ha vinto Ludovico Fossali avendo la meglio su Matteo Zurloni che è caduto proprio nella run finale dopo che entrambi hanno fatto stabilire i tempi sul 5.20. Ricordiamo che quest'anno la Speed ha avuto veramente una rivoluzione in termini di prestazione, è stato infranto il muro dei 5 secondi, siamo arrivati sui 4.93 sì, mi sembra. Indonesiano. E intanto vediamo qui Matteo Marrocchi e Sofia Bellesini, agilmente in questa prima sezione, entrambi stanno per arrivare diciamo alle prime vere, ai primi veri passaggi che mettono un po' in crisi, che hanno messo un po' in crisi gli atleti. Molto leggero Matteo in questa prima fase, Matteo che ha scalato fin da sempre, si è poi preso una pausa e credo si sia dato ad un altro sport totalmente differente. Totalmente differente per poi tornare a stringere le mani su dei piccoli appigli, espressione di forza completamente diversa. Chissà che non abbia preso qualcosa comunque da quello sport, sicuramente magari dalle qualità mentali. Ale Sofia, e vediamolo Matteo che sta per arrivare alla sezione dove è accaduto Hannes, questo grande volume svaso rovescio qui, veramente la forza delle pinzate è fondamentale. Sofia tituba Matteo, un sacco. Vediamo se tallona per moschettonare, qualche difficoltà qui per lui, braccio sinistro leggermente piegato, inizia ad accusare un po' qui il dispendio di energie, prova a impostare il momento successivo ma non va. Finisce qui la gara per Matteo Marrocchi, intanto Sofia Bellesini. Sofia ha perso veramente un sacco di tempo per arrivare in quella posizione, adesso sta cercando di capire se o meno moschettonare, vedete come la mano sinistra si stacca, si riattacca, alla fine decide di andare, ultimo movimento un po' di speranza ma non riesce ad agguantare la presa, peccato. Per prendersi il più, sì, più che altro sì, qui sì. Sofia Bellesini non gestisce al meglio la sequenza fino a lì. Sofia che è dotata di una gran forza ma non riesce ancora a gestire tatticamente al meglio la sua qualità migliore, peccato. E diamo il benvenuto adesso sul parterre di gara a Michele Reusa dell'SD quota 8.10, mentre per la VS di Merano c'è Troyer Lena, Alto Atesina, anche lei compagna di squadra di Leni Klozner vista poc'anzi. E per chi si fosse collegato solo ora, ricordiamo che oggi verranno assegnati i titoli assoluti di campione italiano di arrampicata sportiva specialità lead. Siamo qui alla Urban Wall Milano Climbing Factory, centro federale invernale di preparazione olimpica, questo perché il centro federale di Arco di Trento in questo momento è chiuso per i lavori di
ristrutturazione e ammodernamento, e quindi la federazione ha deciso di investire in questa bellissima struttura di Milano, che ha dato modo agli atleti di allenarsi su tutte e tre le specialità lead, speed e boulder, in vista della Coppa del Mondo che già inizia a dare punti per la qualifica di Parigi 2024, per arrivare il più preparati possibili a Berna i primi di agosto, dove speriamo di vedere già qualche atleta azzurro qualificato per i giochi a 5 cerchi. Hai detto bene, Marco, intanto vediamo partire sulla sinistra Michele Reusa e sulla destra Troyer Lena. Primo punto d'ancoraggio e si parte verso la scalata al top. Michele, su questa inclinazione può farci veramente divertire, perché è un ragazzo dotato di una gran forza. A volte si fa delle sciocchezze un po' come questa, da subito a perdere, perdere i piedi, esatto, e stare solo sulle mani. Ha un gran margine su questa inclinazione, su questa intensità. Se riesce a correre un po' in partenza, magari potrebbe raggiungere l'altezza siderale raggiunta da Luca Bacher. Intanto Lena abbastanza tranquilla in questa prima fase, deve cercare però di velocizzarsi un po' di più per raggiungere il punto che ha messo in difficoltà non poche atlete finora. Buono Michele fino a questo momento. Allora Gian, dal punto di vista, visto che lo ricordiamo e soprattutto lo diciamo a chi magari non conosce l'arrampicata sportiva e non ci conosce, vorrei anche un tuo parere, visto che sei un tecnico d'alto livello della nazionale italiana giovanile, su questi itinerari. Che ne pensi di queste proposte, almeno fino a quello che abbiamo potuto vedere in, diciamo, circa metà via maschile e metà via femminile? Che ne pensi di questi itinerari tracciati oggi qui in questa semifinale, mentre intanto Michele Reusa, anche lui vittima di questo passaggio incredibile, come sembra che più andiamo avanti gli atleti e più iniziano a cadere prima rispetto a quello che ci aspettiamo di vedere. Ultimamente cadono un po' tutti lì i maschi, e devo dire che l'inizio delle vie, sia quella maschile sia quella femminile, sono abbastanza tranquille. È molto interessante la parte della via femminile passata da Lena poc'anzi, guadagnando la testa della classifica. Qua secondo me entra un po' in gioco le componenti importanti per l'atleta di lead, quello che deve iniziare a scalare quando l'avambraccio ormai è stanco, la resistenza, la resistenza, e non soltanto su un itinerario banale destra e sinistra, ma su l'adattamento costante del corpo durante la salita, quindi con movimenti particolari. E in questo sembra che i tracciatori nell'ultima parte della via femminile abbiano messo il loro. Andremo magari a scoprirlo con le successive atlete. In campo maschile, sicuramente Luca ci ha un po'... ci ha stupito. Sì, ci ha coperto un po' gli occhi. Perché adesso che sta partendo Ernesto Placci, che quindi un terzo degli atleti sono entrati in gara, Luca resta ancora la migliore prestazione Bacher. E quindi scommessina, potrebbe entrare in finale. E quindi a questo punto quasi c'è il rischio che ci va in finale. Ben vediamo intanto Ernesto Placci. Quindi comunque anche la via maschile, per rispondere alla tua domanda, nella prima fase è abbastanza tranquilla, non c'è nulla di che in questa fase dove vediamo Ernesto salire. Probabilmente più andremo verso l'alto e più troveremo dei movimenti tipici da dover mettere in crisi gli atleti. E intanto si avvicina alla via femminile Cagol Veronica della VS St. Paul. Altra alto Atesina in campo gara. Ale, il giovane di Faenza, Ernesto Placci. Vediamo la sua progressione anche nella infografica in sovraimpressione, che ci fa vedere per raggiungere l'area momentanea di podio, che non è un podio ovviamente perché siamo in semifinale, ma
i primi tre miglior piazzamenti. Ernesto si sta avvicinando a questo punto al terzo miglior piazzamento e quindi sta per entrare nella sezione che abbiamo visto mettere in difficoltà molti atleti. Eccessive un po' le mani esatte da parte di Ernesto, ma una caratteristica che deve cercare di migliorare piano piano. È più forse un approccio psicologico che ti fa sentire in comfort perché stai prendendo magnesite, ma in realtà ti fa spendere molto tempo e qui peccato. Non riesce a gestire la compressione, non riesce proprio a percepire il volume di sinistra, quello con bicolore rosso e viola, non è riuscito a valorizzarlo, a portare le spalle un po' più in alto. Ma qua intanto vediamo Veronica, anche lei giovanissima, under 16, probabilmente primo anno, quindi una 14enne già ad altissimo livello in campo italiano. Tanti aggiustamenti qua per la mano destra di Veronica, che inizia a perdere un po' di postura nelle sue spalle in questa fase per uscire dalla parte più aggettante per andare alla sezione di strapiombo un pochino meno inclinata, ma qua vediamo che perde veramente tanto tempo in questo cambio mano Veronica per impostare il movimento alla presa successiva, che forse sarà a questo punto l'ultimo movimento della sua salita. E invece riesce no. a tenerla, ed è proprio questa la capacità che dicevi tu di scalare anche quando gli avambracci ormai si è stanco, iniziano a stancarsi. Adesso deve moschettonare probabilmente da qui Veronica, fa recuperare un po' di energia la mano destra, ma la sinistra pure inizia ad affaticarsi. Rilancia la grande pinzata viola, sfrutta qui una introrotazione del ginocchio destro con l'aggancio di punta. Gran lottatrice Veronica in questa fase. Quella è una presa un tappo, cioè viene utilizzata soltanto per nascondere un po' la presa buona che ha di mano destra. Va un altro piede, poverina Veronica sta facendo una serie di errori che comunque le fanno consumare tanta energia. Sì, ma adesso qui vediamo, rimane su. Moltissima indecisione da parte di Veronica. Come Sofia, anche lei qui non riesce a trovare il giusto compromesso di equilibrio per cercare il moschettonaggio, no. E prova quindi a impostare il momento successivo e cadere, come abbiamo visto cadere anche altri atleti. Grande resistenza da parte di Veronica, sicuramente deve mettere a posto un po' tutta la componente tattica, ma quello sarà un lavoro che pian piano verrà con gli anni. Gare di esperienze hanno portato gli atleti migliori che vedremo fra qualche minuto, mentre a queste parte soluzioni. Il decimo atleta della via maschile, Bortolomeotti Sergio, Parma Climbing, e vediamo anche lui prima parte piedi nel vuoto. Sergio fisicamente penso sia uno degli atleti più forti della nazionale giovanile, però come avrete ormai intuito l'arrampicata sportiva non è esclusivamente forza fisica, e anche molta tecnica, tattica e una gran componente mentale. Sapere essere lucidi nel momento in cui il corpo continua a dirti adesso basta, non ne posso più. Ma questi ragazzi sono abituati. Ale Sergio un po' fermo in questa fase, ma moschettona e poi probabilmente deciderà di partire. Moschettona giù, un po' al limite, sì, braccio totalmente chiuso, lontano. Chissà se non varrebbe quasi la pena di moschettonare da questa pinzata, forse invece forse che dal volume o basso, o dal rovescio che sta per andare a prendere. Ale Sergio arriva nella zona calda della semifinale maschile. Ale Sergio, e intanto si prepara anche qui un'altra mia conterranea romana. Sergio in difficoltà, ma riesce con doppio aggancio di punta a tenersi bello ancorato al muro. Gran margine fisicamente qui, Sergio. Veramente impressionante da parte di Sergio, che riesce a raggiungere la presa che soltanto Luca ha stretto finora, forse Gioele. Guarda il braccio sinistro come rimane chiuso. Veramente tanta presenza fisica qui da parte di Sergio Bortolomeotti. Veramente una iena su questa inclinazione. E riesce, guarda, addirittura secondo quasi a pochi recuperare qualcosina. Sì, 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 ma adesso si riesce ad andare a valorizzare quell'appoggio destro che sta per andare a mettere. Si siede un attimino col bacino dentro, con un tallonaggio a sinistra magari riesce a scaricare un po' di peso. Qua gli converrebbe fare un piccolo riposo, ma la mano destra mi sa che non è troppo buona, infatti scappa via. Qua deve saltare Ale Sergio.
moschettona e poi si va verso destra. Ale Sergio. Piedi nel vuoto, forse qua per Sergio. Invece ancora, bel margine qui col braccio sinistro. Continua a tenere. Peccato. Bravissimo. Credo sia caduto proprio nel passaggio in cui è caduto anche Luca. Adesso non vorrei dire una sciocchezza. E intanto sulla sinistra, destra del vostro teleschermo è partita appunto una conterranea, si può dire, Elena Brunetti di Marco. Elena Brunetti che ha fatto incetta di medaglie al campione italiano giovanile, categoria under 16, vincendo l'oro nel boulder, l'oro nella lead e quindi l'oro nella combinata. Grandissima Elena. Atleta veramente di grande prospettiva e grande talento. Che ricordiamo l'anno scorso ai mondiali giovanili a Dallas nella categoria under 16 femminile in finale nella lead appunto, stessa disciplina. Ale Elena. Elena fortissima su questo tipo di prensioni molto anche piccole. Inclinazione. Anche inclinazione e soprattutto lei sfrutta benissimo la capacità di tallonare lunghe leve. Grande mobilità articolare, quindi riesce sempre a trovare una buona soluzione. Ale Elena, e intanto sulla sinistra del teleschermo per la categoria maschile. Elena un attimo in difficoltà. Sta per partire Samuel Berthaler della USD Brixen. Ale Elena. Moschettonata che le va a consumare un sacco di energia. Vediamo se riesce a togliersi dall'inghippo. In questo momento Elena guadagna di nuovo un po' di ritmo. Ale Elena. Bene nel rovescio adesso. Dovrebbe aver guadagnato la testa della classifica, mentre Samuel alla presa con i primi movimenti della sua semifinale. Ale Elena. Intanto sentite di sottofondo la playlist sparata dal direttore di gara Paolo Marengo. Morandi, scusate. Elena Brunetti è ancora lassù, la più alta al momento in semifinale, alla ricerca di una posizione per poter scalare ancora questo pomeriggio sul tardi nella semifinale, no scusate, nella finale, pardon. Infatti dicevo riesce addirittura a mettersi in una posizione per recuperare qualcosina qui, sì. Elena che però casca per impostare il momento successivo, forse qua una leggerezza dal punto di vista tecnico nell'alzare il piede sinistro. Una spinta non proprio sicura, la presa successiva sembrava anche non troppo brutta. Veramente lì l'affaticamento ormai aveva preso il sopravvento, sì. Caduta comunque molto alta. E intanto Samuel Berthaler della WS di Bressanone si trascina un pochettino, riesce comunque a salire, non sicuramente pulitissima la sua scalata, un po' sporca ma comunque efficace. È andato a mettere la corda dietro alla gamba, molto rischiosa questa cosa, infatti va subito a spostare la gamba mettendola davanti alla corda. Molto bene Samuel, per il momento guadagna un sacco di posizioni rispetto a quelli caduti prima, in verità era già davanti per la qualifica. Ale Samuel, vediamo se riesce a raggiungere il movimento, almeno quello fatto da Sergio Bortolameotti. Riesce pure a tenere la presa, non riesce a valorizzarla per guadagnare un più, ma probabilmente verrà data tenuta e quindi guadagna la testa della classifica Samuel al momento. E intanto in campo femminile sta per partire Giupponi Elsa della WS di Merano. Qua andiamo a vedere l'ultimo movimento di Berthaler che riesce a tenere un po' lo svaso di sinistra. Poi molla quasi proprio come per dire mi arrendo alla gravità.
Probabilmente ha proprio detto gna faccio più. Esatto. Che è tipica espressione che si usa a Bressano. E adesso alza Giupponi, anche qui a VS Merano. A VS, grande vivaio di giovani talenti, capitanati da Alexandra Ladurner, ex campionessa mondiale giovanile. Alexandra che sta in piena organizzazione della Coppa del Mondo, l'unica tappa italiana di Coppa del Mondo che si disputerà a Bressanone il 9, 10 e 11 giugno. Anzi, vi invitiamo tutti a venire a vederla, anche perché probabilmente ci sarà anche il ritorno di Jania Gambret dopo Praga, farà una seconda tappa europea. Non male. Elsa Giupponi la vediamo abbastanza tranquilla in questa prima fase di via, mentre si palesa alla base della semifinale maschile. Mentre parte in campo maschile Andrea Ludovico Kelleris delle Teste di Pietra, pettorale numero 45, anche lui giovanissimo, atleta giovanissimo, under 16, veramente letto nel pensiero già primo anno. Stiamo assistendo proprio a un'evoluzione dell'arrampiata sportiva in termini di età media degli atleti di altissimo livello, anche in campo internazionale, che molto spesso già entro i 20 anni portano a casa medaglie in Coppa del Mondo. Anche se ci sono ancora atleti un po' più datati della mia stessa anno di nascita che ritorneranno a fare, a solcare i palcoscenici di Coppa del Mondo già da Praga. Ebbene sì, Marco. Atleti che fino allo scorso anno tracciavano qua il campione italiano, ma che oggi sono impegnati negli allenamenti di rifinitura proprio prima del prossimo weekend di Coppa del Mondo Boulder, 2, 3, 4 giugno a Praga, dove tornerà il nostro Gabri Moroni. Molto in difficoltà Elsa in questo momento, non riesce a decidersi sul movimento da fare, ci va un po' spenta. E anche lei, peccato. Fotocopia di altre atlete. E lì diciamo che c'è anche un bel problema in termini di lettura, mi sembra. Ma dove le atlete non capiscono esattamente la giusta sequenza e soprattutto hanno dei dubbi su quando e come moschettonare il punto d'ancoraggio. Più che altro è che non hanno, diciamo, tra virgolette, il coraggio di prendere la decisione di portarla a termine nell'immediato e quindi risparmiare tempo e affrontare il movimento con, fammi passare il termine, arroganza, Marco. E quindi la titubanza inizia a crescere nella testa e così si cade. Bellissima questa panoramica dove vediamo Andrea Ludovico Kelleris salire ancora su questa via. Qui le misure di Andrea lo andranno a limitare un pochettino, ma saggiamente va a fare un aggancio di punta sul volume rosso. Peccato. Non male comunque come prestazione da parte di un 14enne. Questa mattina qui a Milano all'Urban Wall Factory. Milano Climbing Factory. Me lo devo far tatuare. E intanto vediamo le fasi di... E qua è quando l'atleta arriva a terra e ormai ha gli avambracci talmente affaticati che non riesce neanche a sciogliersi il nodo. Lo vediamo qua, guarda qua che bello quando lascia il piede sinistro e entra proprio, si vede proprio che la gamba si stende, entra in tensione e va a valorizzare l'aggancio di punta, che però a quel punto non è più sufficiente perché le mani non ne hanno più. Peccato non abbia attivato troppo l'addome mentre è partita Bettina Dorfman della VS di Brixen. Bettina che sta facendo una gran bella stagione per quanto riguarda la disciplina boulder in Coppa Europa, giovanile ovviamente, under 16 anche lei, secondo anno, quindi andrà a compiere, se non li ha già compiuti, 15 anni, scusa Bettina se non me lo ricordo. E invece in campo maschile abbiamo Anselmo Bazzani del Parma Climbing, altro atleta di grande esperienza nella nazionale italiana. Alle Betti. Alle Bettina. Dai così. Va a moschettonare.
entrerà poi nell'attacco a rovescio, mentre vediamo Anselmo Bazzani, ultimi secondi, sguardo al giudice, ci sono pronto, voglio partire. Alleanze, corda in bocca per anticipare la moschettonata, questa moschettonata. Lebettina arriva nel passaggio più difficile, decide di sfruttare la presa, quella denominata tappo. Eh sì, lì trae molto in inganno quella sequenza un po' tutte le atlete, mentre Anselmo Bazzani, grande fisicità anche lui qua sulla parte forse tra le più strapiombanti della sua via di semifinale, prende magnesite in un punto dove sinceramente a me verrebbe voglia di scappar via il più velocemente possibile, probabilmente dove a me neanche verrebbe voglia di arrivare. Ale Bettina deve, appunto come hai detto tu, scappare un po' adesso Bettina, perché stare lì non fa altro che farle consumare energia da quei muscoli piccoli che abbiamo noi arrampicatori, che sono i flessori delle dita, piccoli non troppo diciamo rispetto a una persona normale, ma comunque più piccoli di un quadricipite. Alevetti, dai, deve portare il piede sotto il baricentro, il piede sinistro, entrare in laterale per andare a valorizzare quel rovescio di destra, invece va a sfruttare appieno la sua lunghezza, però non le basta. Ale Bettina, bene così. Guarda quanto tempo è rimasta con troppo, le braccia piegate, guarda come il collo si incassa tra le spalle, va a perdere postura, e questo di solito è sempre un segnale che ci fa capire che il climber sta per essere sbalzato via dalla parete. Quindi ora ci concentriamo sulla salita di Anselmo Bazzani. Alleanze, che è stato non velocissimo arrivare fin qua, ma sembra ancora avere un buon margine su queste due pinzate semirovesce. Adesso qui andrà, vediamo, a sfruttare anche lui l'aggancio di punta per moschettonare e poi approcciare la sequenza di prese piccole su questa piramide. Vedi che qua va a sfruttare anche lui il tallone, sì, e si anticipa la moschettonata. Sì. Si è ancora l'aggancio sotto che lo tiene ancorato. E qua deve stare attento quando lo va a svincolare. Purtroppo lo blocca quasi, forse lo frena quasi per il movimento successivo. Nervosissimo Anselmo, non si capacita di questa prestazione. Devo dire che Anselmo è veramente un atleta molto molto tecnico e tattico, però patisce veramente tanto lo strapiombo, Marco, e quindi si trova in grosse difficoltà, e quando un atleta sa già che patirà un po' l'inclinazione della parete, parte già con un mindset non troppo positivo. E qui probabilmente la frustrazione è data dal fatto di essersi reso conto di aver commesso un errore proprio tattico, ovvero di gestione della sequenza tecnica dei movimenti, oltre che probabilmente era finita la benzina nei suoi avambracci. E quindi adesso lasciamo il posto, dopo che gli assicuratori hanno recuperato le corde, ai prossimi due atleti, dove abbiamo per le Fiamme Oro Davide Marco Colombo. E siamo a questo punto al giro di boa, metà degli atleti sono già entrati in campo gara, adesso iniziamo ad arrivare sull'alta classifica della qualifica, e quindi gli atleti di maggior livello. Davide, che se non sbaglio è stato convocato proprio per la Coppa del Mondo Boulder di Bressanone, Davide Colombo. Vediamo oggi in che stato di forma sarà sulla lead. Atleta anche lui molto fisico, molto in confidenza con i grossi strapiombi. Vediamo che si dà la carica. E niente, non riescono invece a slegare il nodo di Bettina. Mentre parte Davide. Davide è dotato di una forza immane. Per usare una citazione, una forza nei bracci non indifferente. Non indifferente. Vediamo ora come la gestirà però in questa sequenza bravissimo. Di movimenti. È proprio la parola che domina un po' il nostro sport, è la gestione della forza, non tanta quanto se ne possa esprimere nell'immediato. Sta andando abbastanza bene. Scarica bene con gli arti inferiori Davide in questa prima sezione. Non è eccessivamente veloce, ma non è mai stato troppo una sua dote il ritmo. Però vedi come con le ginocchia va a sfruttare l'articolazione per portarsi più contro possibile al pannello, anche con questa seduta sul piede sinistro.
Bravo Davide, in questa prima sezione sembra abbastanza tranquillo. Tallonaggio di sinistra. Bella questa apertura che ci fa vedere l'immensità dello strappiamo che devono affrontare i ragazzi. Mentre si avvicina in campo femminile Matilda Liu Moar della VS di Brixen. Ma quanti atleti ha la VS in questa semifinale? Ale Marco. Ale Davide, scusate. Ale Davide. Grazie Gian però anche del citamento. ne avevo bisogno. Sì. Vediamo ora qui Davide, un po' di titubanza. È arrivato poco preciso e ha perso concentrazione evidentemente sul tallone che a quel punto va a scivolare. E anche lui qui compromette di molto la sua gara, infatti si dispera. Difficilmente riuscirà a questo punto. Peccato. Davide ad entrare in finale. Disperato perché è veramente arrivato lì con un margine tale da, secondo me, poter superare il più alto al momento. Peccato perché non ci voleva per Davide questa. Ma a questo punto ancora di più cosa ha fatto Luca Bacher a inizio gara? Sì, quello sì, quello sicuramente. Una grande performance. Un po' come ti dicevo, mi faceva un po' strana la presenza di Luca così in basso in qualifica. Deve aver commesso qualche errore già in qualifica. E invece Matilda. Va a magnesare. Ale Mati. E mentre Matilda sale inizia la pulizia sulla via maschile. Una pulizia che viene fatta a metà, dopo che sono usciti metà dei concorrenti. Intanto Matilda sì, continua a salire, né troppo veloce né troppo lenta. Non sembra c'è... stare abbastanza bene. Sì, non c'è un'impostazione di ritmo eccessivamente dinamica. Adesso qua deve tirare fuori i denti e cosa lo fa Matilda, bravissima. Abbastanza decisa comunque. Sì, sì, lei sì, è stata qua. Brava, sì. Qua va a sfruttare bene l'appoggio sinistro, ci si siede sopra. Guarda come va, bella dinamica alle prese, senza troppa titubanza. Piede sinistro e spingere e via. Ale Mati. Buona così. Matilda che vuole andare a tutti i costi in finale. Cerca di entrare nel rovescio. Peccato, anticipa un po' il movimento. Sarebbe stato forse meglio appoggiarsi di spalla al volume. Quello viola. Peccato. E probabilmente siamo vicino alla pulizia anche per quanto riguarda la via femminile. E intanto andiamo a vedere il momento in cui Davide purtroppo ci ha abbandonato, sicuramente prematuramente. Qua va a posizionare il tallone destro, probabilmente non ci mette troppa cura. Guardate come gli scappa via, scivola via, e a quel punto non ha più il sostegno necessario per la mano destra, quindi grava il peso del suo corpo tutto sulle dita della mano destra e sinistra. Sì, però ormai orientate dalla stessa parte, quindi impossibile per la fisica rimanere ancorati. Mentre qua Matilda decide di andare diretta al rovescio bianco quando il volume viola di sinistra avrebbe potuto aiutarla. Un attimo appoggiarsi di spallata, poi alzare il destro e andare a caricare meglio la rovescia. Però lo ricordiamo sempre che noi seduti qua siamo molto più bravi, siamo molto più bravi di loro, però poi probabilmente ci fermeremmo dove Giulia adesso ha messo il primo moschettonaggio. Il turno è Giulia magari Bernardini. Secondo, dai Marco, magari al secondo. Etna Climbing Ragalna. Sempre da sottolineare quanto gli atleti di Sud e Isole debbano veramente essere portati come esempio di dedizione e determinazione per farsi ogni volta tutti questi chilometri, essendo questo sport maggior numero di concentrazioni di strutture alto livello dall'Emilia Romagna in su. E quindi vediamo come approccerà la sua via di semifinale Giulia Bernardini, anche lei atleta nazionale Under 20. Ale Giulia,
Hai detto bene Marco, Giulia assieme un po' a tutta la nazionale ha partecipato ai raduni durante questo inverno. Nazionale giovanile che sarà impegnata tutto agosto quasi a Seul. Dove andrai tu, Gian? No, ma sarà impegnata tutto giugno, tutto luglio e tutto, e tutto agosto. Niente vacanze per Jean-Pierre Bao che andrà a Seul per i campionati mondiali giovanili. Non per farli. Tante soddisfazioni lo scorso anno. E intanto vediamo Giulia anche qui. Qualche leggera incertezza. Ma deve andare cattiva Giulia. Quel piede lì, meglio vedi, tenerlo basso, riesce. Bravissima qui Giulia Bernardini. A tenerla, brava Giulia. Ale. Adesso da qua probabilmente andrà a moschettonare. E rovescia. Poi rovescia destra, pinza sinistra, in piedi lì. Sì, conviene alzare prima il piede destro, fare un cambio piede e poi andare alla pinza di sinistro. Bravissima, bravissima Giulia. Qua Giulia. Cambia il piede. Ale Giulia. No, peccato, perde un attimo il tempo. Qui adesso è finita un po' l'energia, se riesce a spallare, rimanere. Brava, su. Riesce ancora a moschettonare, ce la fa ancora, sono sicuro. Sì, Ale, ce Giulia. La fa. Dai, 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 Giulia. Bravissima, grande entra determinazione qua per Giulia. Questa, ora... è tenuta, questa no. È tenuta, grandissima Giulia. Peccato. Che prestazione da parte di Giulia, che ha lottato veramente come una leonessa. Coltello tra i denti per Giulia. Bravissima. Dovrebbe essere, se non in testa, non in testa sicuramente, perché Elena dovrebbe essere andata più alta, ma chiederei a, ecco qua vediamo il momento della determinazione a parte di Giulia, riesce a prendere un po' per il rotto della cuffia quell'attacca, qui accoppia, va a spallare, decisissima, rimane dentro con le spalle. Qua vediamo il particolare della moschettonata, belle che finita l'energia di Giulia, ma riesce ancora a entrare nel rovescio per guadagnare quella presa prima di lasciarsi andare, corda che va in tensione. E quindi Andrea ti chiederei di mandare le classifiche attuali della semifinale. E qui per il campo femminile, come anticipato, Giulia Bernardini guadagna la seconda posizione. Elena Brunetti salda in testa, terza al momento Matilda Mora, a seguire Troyer, Lena, Dorfman, Bettina, Arcozzi, Sara, Giupponi, Elsa, Klotzner, Leni, Kindris, Laura, Fiorio, Agnese, Cagol, Veronica e Bellesini, Sofia. Le prime 10 vi ricordo che accederanno alla finale di questo pomeriggio, quindi diciamo virtualmente al momento l'ultima finalista sarebbe Fiorio Agnese, difficile, difficile che rimanga così. Sicuramente Brunetti, Elena e Bernardini Giulia hanno qualche chance in più, ma andiamo a scoprire anche la classifica maschile. Classifica maschile dove vediamo Samuel Pertalern primo a pari merito come numero di prese insieme a Sergio Bortolomeotti e Luca Bacher, solo che ovviamente sono spareggiati con il risultato della qualifica, quindi primo Samuel Pertalern, secondo Sergio Bortolomeotti e terzo Luca Bacher. Poi abbiamo al quarto posto, staccato di ben 8 appigli, Gioele Piffer, Anselmo Bazzani al quinto, Luca Selvinelli al sesto, Fabio De Cesaro al settimo, Hannes Grasl all'ottavo, Davide Marco Colombo al nono, Andrea Ludovico Kelleris al decimo. Questi sono attualmente i primi 10 atleti che momentaneamente sono con un piede nella finale, ma ovviamente, come diceva giustamente Gian, c'è ancora tanto da scalare in questa semifinale del campionato italiano lead assoluto 2023 qui alla Urban Wall Milano Climbing Factory. Placcia Ernesto undicesimo già fuori, ma vediamo che comunque in 2-3 prese ci sono ancora tantissimi atleti e quindi questa classifica potrà cambiare da un momento all'altro, mentre intanto il buon Paolo Morandi ci avvisa che è finita la pulizia sulla via maschile e a questo punto sarà il turno di Tommaso Lamboia della Rock Dreams Roma con il pettorale numero 39 a fare il suo ingresso in campo gara, mentre vediamo Luca Camanni impegnato nella pulizia dell'itinerario femminile.
Eccolo qua, un altro atleta giovanissimo della capitale, Tommaso Lamboia. Anche lui fisico molto esile, soffre molto i grandi aggetti e le vie così impegnative dal punto di vista fisico. Parte per la sua prestazione, da ora ha 6 minuti per arrivare nel punto più alto possibile. Imposta subito con un gran ritmo, sa che deve correre più velocemente possibile in questa prima sezione. Ora affronta il grande strapiombo. Piede sinistro subito molto alto, va a valorizzare quindi la mano destra per la moschettonata. Adesso lo riabbassa, alza il destro per impostare la spinta all'appiglio successivo. Bene Tommaso in questa prima fase. Tommaso molto giovane, under 20 lui, non giovanissimo. Ale Tommaso. Vediamo quanta strada da fare per arrivare al top. Sembra bello tranquillo Tommaso fino a questo momento. Sì. Ma vediamo un po' quando è che arriveranno i nomi. I nomi, quelli che ci fanno un po' tremare. Direi che qui... fra due ci sarà un ex campione del mondo. Ma non preannunciamo nulla. Tommaso Lamboia, aggancio di punta. Arriva nel passaggio duro, il primo della via. Sembra ancora molto in comfort qui Tommaso, eh? Non facciamoci però prendere dall'emozione un po'. Occhio posizione qui alla Bazzani, questo movimento, rimane su. E questa è la volontà di non cadere di Tommaso. Bravissimo. Fortissimo, bravissimo. Vediamo se riesce ad andare a sedersi bene su quell'appoggio per incrociare, decide di moschettonare. Ah. E butta via veramente un'esagerazione di energia, ma rimane su. Quel braccio sinistro era veramente tanto sollecitato in quel moschettonaggio. Sì. Adesso qua deve andare un po' a sedersi sull'appoggio destro, rilanciare la mano sul volume viola-rosso, tallone a sinistra per rimanere un attimino in comfort zone. Bravissimo però qui Tommaso. E qua arriva al punto che probabilmente deciderà chi e chi non entra. Sì, sì, e chi no. Ah, guarda come si va ad anticipare genio, alla spallata. Genio. Bravissimo qua. Bravo Tommaso. A questo punto ha accorciato tanto il movimento per andare alla rovescia. Poi sembra quasi lasciarsi andare, ma no, deve essere finita l'energia per Tommaso. Oppure si è fatto i calcoli, ha detto io ormai probabilmente sto in finale. Detto, non molliamo, penso, non risparmiamo potesse energie. Farsi i calcoli, dato che come abbiamo anticipato prima gli atleti non vedono le salite degli altri concorrenti avversari e non hanno neanche modo di sapere la classifica fino no, a questo momento no. E quindi se non magari con le ovazioni del pubblico in caso di arrivo al top, posso che ipotizzare. Però in questo caso non ci sono state. E intanto entra in campo femminile Martina Zanetti dell'arco climbing, terminata quindi la pulizia dell'itinerario femminile. A questo punto tireremo dritti fino al termine di questo turno di gara in diretta qua sulla TV dell'Italia Team. Ringraziamo il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. E intanto Martina, prima fase di via. Invece campo maschile dovremmo attendere un attimino perché il nodo di Tommaso va slegato. Ale Martina. Primi movimenti abbastanza affrontati tranquillamente da Martina. Ale Martina gestisce con tranquillità questa prima fase, forse un po' troppa Marco. Sì, forse un ritmo un po' troppo blando e potrebbe partire più avanti. Esatto, alla lunga patire, proprio perché come mi hai insegnato tu Gian, l'affaticamento non è che si percepisce subito
quando inizia, ma appena iniziamo a sentirlo sugli avambracci probabilmente è già troppo tardi. Tardi, sì. Ale Martina, decisa adesso. Brava qua Martina. Solida, molto solida. Sì, molto precisa. E mentre Martina prosegue, probabilmente tenta di capire come moschettare il prossimo punto d'ancoraggio. Parte Luca Malosti, centro sportivo Esercito, pettorale numero 11. Martina sembra quasi fresca, Gian, in questo momento. Che ne sì, pensi? Non male, non male. Non male, guarda come va solida la spallata. Una gran bella fluida. Questa potrebbe entrare nelle gufate della... nell'annuario. Nell'annuario, sì. Delle gufate, però evidentemente quella presa rovescia non è così generosa come sembra dalla nostra postazione. Forse era più la spalla che non era troppo solida per entrare un po' più tranquilla nella rovescia. Mentre Luca Malosti abbastanza agile su questa prima fase di via. Ci sentite parlare di tipologie strane di prensioni, rovesce, verticali, svase, e questo pinzate, questo perché per chi si avvicina da poco all'arrampicata, ogni modo che ha il climber di posizionare la mano per tenere appunto un appiglio è diverso dall'altro. È il bello di questo sport, è che il gesto è sempre unico e mai ripetitivo. Vediamo qua Luca Malosti, e il bello di questo sport è anche proprio la capacità, come abbiamo più volte sottolineato, di adattamento che devono avere gli atleti in ogni condizione. Il fisico deve rimanere sempre in tensione dall'estremità delle dita fino alla punta dei piedi. Sì, è proprio un gioco di tensioni, di tensioni e decontrazioni. E in questo Luca sembra svolgere bene il compito. Vediamo che va saggiamente a spostare il tallone destro in aggancio di punta. Guarda che bella soluzione tecnica con l'aggancio di punta destro, che è andato a ruotare il bacino verso l'interno per valorizzare ancora di più l'aggancio e stare il più vicino possibile alla parete. Ora qua qualche incertezza su come gestire questa sequenza, ma sembra avere un buon margine qua Luca. Sì, Luca su questa inclinazione è veramente un drago, quindi può farci vedere una bella prestazione. Intanto si prepara Emma Crosara, X-Farte X-Fighter Team, sulla destra del vostro teleschermo, per la semifinale femminile qui al campionato italiano 2023 lead. E Luca si avvicina un po' alla fase più difficile. Vediamo se... no, decide di moschettonare. Ah, infatti ci ripensa saggiamente. Rovescio, e va più in alto di tutti Luca Malosti in questo momento. No, ci lascia, peccato. Peccato, si sono proprio aperte forse lì le mani. Sì. Su quella presa a destra che è molto molto strapiombante. Non anticipare coi piedi, andare forse ad agganciare la punta sul... non lo so, lo vedremo forse con molto vicina atleti. Però mi sì, sembra... hai ragione. Sembra un aggancio di punta molto molto vicino. Vedremo... forse dalla successiva, dopo l'accoppio a destra, a quel punto agganci per cercare di stare dentro e moschettonare. Lì però mi sembra più lontana. Ma sono tutte... teorie. Teorie le facili nostre. Facili da fare qua, seduti. Con le cuffie in testa, non quelle da doccia. Esatto, no? Neanche quelle da piscina. Ale Emma Crosara. Emma compagna di squadra di Jenny Lavarda, che oggi qui è in veste anche di atleta, mentre siamo abituati a vederla in veste di tecnica nazionale italiana. Sì. Jenny che è nell'ambiente italiano... ma non solo, sicuramente è una leggenda per quanto riguarda questo sport. Gran fortuna da parte di Emma averla come allenatrice tutti i giorni in palestra. Non a caso i risultati di Emma questa stagione stanno iniziando a farsi vedere.
Alemma che rimane bella solida qui. Cosa ha fatto qua? Ma cosa ha tenuto? Espresso forza. Ha espresso veramente tanta forza. Forse la bagheggia tra un pochino. Qua è indecisa, deve tornare indietro per moschettonare. Però potrebbe... incastro di ginocchio. Guarda cosa si inventa. Incastro di ginocchio. E intanto, parlando di forza, chi è partito sulla via maschile per il maneton di Schio? Giorgio Bendazzoli, è di lui che parlavi forse. Eh sì, quando prima parlavo di campioni del mondo, parlavo di Giorgio Bendazzoli, che ha dominato il mondiale giovanile in Cina. Categoria under 18, pensa che quell'anno Giorgio ha vinto nella categoria under 18, ma è andato più in alto di tutti sulla via di finale, nonostante fosse la stessa via dell'under 20, quindi ha vinto su due categorie. Intanto qui Emma probabilmente è arrivata un po' alla fine. Frutta. Vediamo se riesce a impostare il dinamico, ma va pure alla presa che è palesemente un piede, probabilmente un attimo di defiance da parte di Emma. Mentre Giorgio impone un buon ritmo da subito, è già bello alto. Qua deve risolvere un po' in fretta questo movimento Joe. Bene, decide di sfruttare il tallone. Lo imposta un pelo meglio di come l'ha impostato Davide, dato che gli rimane. Ale Giorgio, grandi leve da gestire. Un po' macchinosa questa sequenza da parte di Giorgio, va a sprecare un sacco di energia ma rimane... Poca mobilità mi è sembrata di vedere forse, sì. Articolare da parte di Giorgio Bendazzoli, un non pochino so quanto legato. Ancora investa Giorgio in ore di allenamento. O di stretching. Sicuramente, beh, di stretching penso mai, però sicuramente un po' meno rispetto alle sedute che faceva quando volò in Cina per sbaragliare tutti. Ale Giorgio, lo vogliamo vedere in finale. Guarda come va a decontrarsi bene in questa sezione di via Giorgio. Il manetton di Schio, scuola gestita da Dino Lagni, un altro grandissimo del passato. Guarda come si va a mettere il tallone destro, si siede lì dove ci ha lasciato Luca Malosti. Riesce a sghisare, diciamo a scuotere l'avambraccio per riposare, anticipa coi piedi, accoppia. Bravissimo qui Giorgio. Giorgio deve entrare bello deciso, riesce a percepire positivamente la presa, anche quella dopo ha saltato il rinvio e prova un movimento un po' a caso, ma comunque per guadagnare posizioni ci può anche stare. E forse potrebbe quasi averlo messo un piede nella finale Giorgio Bendazzoli, perché mancano all'appello quanti atleti? 10 precisi, quindi è dentro. Viola Battistella intanto partita sul semifinale femminile. Ale Viola. Viola che, come possiamo vedere anche dalla evidente fasciatura, ha qualche piccolo problema alla sua spalla destra che l'ha un po' condizionata dai campioni italiani giovanili. Vediamo adesso come se la caverà su questa via di semifinale. Buono il suo approccio, sembra molto in comfort a livello mentale. Guarda come va a sfruttare anche qui la rotazione un po' la Lulotte con la gamba sinistra per stare vicino alla parete. Eviteremo di tediare il pubblico facendoti spiegare, Gian, cos'è una Lulotte. Mentre è entrato in campo maschile per la WS di Merano Engele Fritz. Questo ragazzo è tecnicissimo, è giovane dell'under 18,
bisogna andare a vedere se è riuscito a maturare un po' di forza per gestire questo forte strapiombo di questa struttura. Sicuramente uno dei più tecnici in gara quest'oggi. Quindi finché riesce a, diciamo, scaricare il peso sugli arti inferiori, con gli arti superiori riesce a gestire molto bene la scalata, ma quando viene a meno lo scarico sull'appoggio e quindi la percentuale di peso da gestire sugli arti superiori diventa pressoché totale, ha un po' più di difficoltà il nostro Fritz Engele. E intanto Viola passa abbastanza agilmente il primo filtro della semifinale femminile, che ha lasciato tante alle Viola. Bene questa sequenza, sembra gestire al meglio, sta gestendo veramente bene. Adesso arriva un altro filtro, andare a buttarsi nella spallata, dovrebbe cercare di alzare un po' il piede sinistro, magari con un tallone, invece no, si butta dentro la spalla, bene, rovescio. Adesso necessita sicuramente l'alzata di piede, benissimo, guarda come riesce a valorizzarla bene, volume sinistro in mano, va a moschettonare, sembrerebbe quasi un incastro di ginocchio con la gamba destra. Ebbene sì, non si vede dal teleschermo, ma dalla mia postazione la sta sfruttando. Di regia si vede bene come il ginocchio destro è sotto quella palla bianca. E questo le sta consentendo di recuperare qualcosa, vedi come alterna la prensione. Oh, peccato, ha tolto il ginocchio, niente. Sì. La fisica ha avuto il sopravvento. Guarda Fritz come gestisce bene l'aggancio di punta. Che bello vederlo scalare questo ragazzo. Arriva un po' corto qui al moschettonaggio, perde qualcosa. Vedi come va, bravissimo, a piegare tanto il braccio sinistro. Ora qui lo vedo un po' in affaticamento. Guarda come con il bacino va sotto la parete per scaricare il più possibile il peso sugli arti inferiori, perché è ragionevolmente ovvio che gli arti inferiori siano più forti di quelli superiori, ma bello questo aggancio, sono le mani sinistro che ci tengono attaccate alla parete. Ma col supporto delle gambe, come possiamo vedere ora in questa sezione di agganci di punta consecutivi. Veramente il più bello atleta visto finora. Tallonaggio gli permette di entrare agevolmente nel rovescio. E ora deve stare attento qui quando va a mollare i piedi per andare all'altro lato. La componente fisica diventa un po' più elevata. Qua la componente fisica infatti ci abbandona. Peccato. Era ovvio che lì il bicipite l'avrebbe fatto da capolino. Eccolo qua intanto, il replay qua di Viola. Sì, qua siamo ancora lontani dal momento in cui è andata a cadere. Qua ecco, se da questa ripresa non si vede, ma il ginocchio destro è proprio sotto alla palla bianca, poi va a sganciare il ginocchio e purtroppo il corpo lì va proprio in avvitamento, in rotazione. Sì. E invece le ultime fasi qui di Engele Fritz è qua, nel momento in cui scarrella i piedi a destra, il braccio destro deve tenere la maggior parte del peso e si va proprio ad aprire a quel punto. E intanto in campo femminile è partita lei, la regina della disciplina, Jenny Lavarda. Mentre in campo maschile si avvicina alla parete Luca Boldrini del Deva Wall. Luca, intanto vediamo Jenny. Luca, ultime fasi di osservazioni. Bella decisa la scalata di Jenny. Chissà quante vie di gare ha fatto Jenny Lavarda. Sarebbe da fare un conteggio di movimenti. No, beh, movimenti secondo me raggiungiamo il migliaio. Ma in gara, In gara. Non, cioè, in allenamento non oso pensare.
Ed è fantastico come comunque sia riuscita a trasformarsi seguendo un po' l'andamento e l'innovazione dell'arrampicata, perché Jenny è cambiata tanto, sono cambiate tanto le gare da quando gareggia dagli anni 90. Sì, da quando gareggiava Jenny, da quando vinceva Jenny. E intanto, ma Luca Boldrini, prime prese per lui, bene, sfrutta la spinta dalle gambe, Aleliuk, seduta sul piede sinistro, ed ecco la Jenny che arriva alla sezione. Bene, qua molto 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 bene Jenny, deve andare a valorizzare quell'approccio, esatto, adesso subito per entrare nel rovescio. A lei Jenny, bravissima, alzare qui subito sul piede, invece no, io lo alzo più tardi, piede sinistro totalmente sul dual texture, sulla parte liscia della presa, ma chi se ne frega. E va a moschettonare da qui, adesso va a prendere la pinzata viola sul volume, anche lei sfrutta, cerca di sfruttare l'incastro del pallone destro del ginocchio, sì, del ginocchio, scusami, sì, sì, ce l'ha fatta, sembrerebbe. Intanto Luca è sul primo filtro della via maschile, qualche difficoltà per Jenny che ora prova a mettere un tallone per andare all'accoppio e poi alla presa successiva. Ale Jenny, dai, sì, Jenny, bravissima, riesce a tenere il rovescio, qua deve, sì, togliere quel piede e alzare il sinistro, devi togliere prima il destro, Jenny lo sa, ma sa anche che se lo toglie probabilmente viene giù. Peccato, non male però come salita da parte di Jenny, non male, e non male anche la salita finora da parte di Luca Boldrini. Bello qui Luca, bravo Luca, qui componente fisica sicuramente un po' più elevata rispetto a quella di Fritz. Guarda come inizia ad avvicinarsi il top, sì, qui Luca, guarda come entra bene nella spalla, qua ci ha abbandonato Giorgio Bendazzoli, vediamo se Luca riesce a fare qualche presa in più. Ma Giorgio ha accoppiato un attimo sulla seconda, no, rovescia, ora andrà, no, anche andato, lui diretto. Diretto, però l'ha tenuta, ma non so quante prese abbia fatto in più dopo, perché comunque aveva saltato il rinvio. E adesso quindi altro giro per la Gravità Zero di Trieste, entrerà un Paolo Sterni in campo gara, mentre in campo femminile abbiamo Arnoldi Valentina dei Ragni di Lecco. Se non ricordo male c'erano stati diversi pari merito in qualifica in campo femminile, con tre atlete o quattro al primo posto ad aver fatto top, e poi altre pari meriti al secondo, tanti top in qualifica, chissà se qualcuno di questi atleti riuscirà a farci vedere un bel top anche in questo turno di semifinale qui al campionato italiano lead assoluto 2023 Milano Urban World. Detto top, io mi gioco Tomatis Giorgio, Giorgio è il suo, io invece punto su un Philip Schenk. Mi piace vincere sulla carta facile, ma poi chissà, perché come in campo femminile, vabbè, c'è una Laura Rogora che sembra cucita quasi su di lei questa via, ma vedremo. E intanto qua Valentina Arnoldi e Paolo Sterni, primi metri per loro. Buona la sequenza di Valentina, va a sfruttare il tallonaggio destro, alza gli appoggi dei piedi, seconda piramide, va al moschettonaggio e ora deve correre via fino alla prossima pinzata viola e bianca per andare a moschettonare la presa successiva. Fondamentale l'utilizzo dei talloni su questa conformazione della parete per rimanere col bacino aderente, cercando di sconfiggere la forza di gravità. Sembra un po' nervoso Paolo Sterni in questa prima fase, era un po' emozionato.
intanto Valentina. Procede nella sua ascesa per cercare di guadagnare un posto per la finale di questo pomeriggio, che ricordiamo alle ore 16 con la presentazione dei finalisti. Ale Paolo, no, gli è partito il tallone. L'avevi detto tu che sembrava non proprio esatto in comfort fin dall'inizio della via. Qua Valentina deve andare via e là. Diverso il discorso per Valentina, che sì, sta facendo una buona prestazione. Ale Vale decide di prendersi un attimo di respiro, è un momento sempre utile per l'atleta sia a livello fisico ma anche a livello mentale, resettare un attimo se ne ha la possibilità fisicamente ovviamente, per poi ripartire. È anche un ottimo spunto per continuare a guardare la sequenza che da lì divide l'atleta dal top, dato che cambia un sacco il punto di vista rispetto alla visione che si è fatta precedentemente da per terra. Ale Vale, piede sinistro in spinta, bene sulla pinza, sappiamo il movimento, bisogna accoppiare, andare a spallare. Ale Valentina, dai adesso, non titubare troppo, brava così, piede destro che spinge verso l'alto per entrare nel rovescio. Brava subito a caricare così bene, ottima la sua lettura, la sua capacità anche di tattica in questa salita, sta sì, funzionando molto bene. Perché qua deve andare decisa Vale, non deve stare troppo a titubare, o incastra il ginocchio come hanno fatto le altre atlete per andare a riposare, e così rischia di sprecare un po' troppa energia, mentre in campo maschile entra Davide Picco del Moniton Schio, compagno di squadra di Giorgio Bendazzoli. Brava bella Valentina, che va a caricare subito la rovescia. Movimento successivo per lei. Non male, non male la salita finora di Valentina Arnoldi, che guadagna la testa della classifica e guadagna anche due prese in più. Molto bravissima, molto brava. Braccia aperte, probabilmente non sa di essere in finale. In finale. Eh sì, perché è decima. No. Sì, ma lei che va ora è decima. Sì, hai ragione. Oh, ed è matematicamente in finale. Hai ragione. Devo tornare alle scuole elementari. Davide Picco. Intanto vediamo dove arriverà Davide all'inizio della sua salita qui. Quando mancano solo 6 atleti dopo di lui. Davide Picco ha dotato molto a livello fisico. Uno degli italiani più forti che sulla scalata outdoor. Ed è stata appena annunciata in campo femminile l'atleta di casa. Martina De Preto, pettorale numero 123. E intanto qua Davide Picco inizia la sezione dura della via, decide di sfruttare l'aggancio di punta invece del tallonaggio. Ora qua anche lui non deve tenerlo là sotto per troppo tempo, perché poi andandolo a svincolare il corpo sbandiera tanto verso l'esterno. Quindi ora va a chiudere le braccia, molto solido qui Davide, dato veramente a erogare tantissima forza col bicipite destro. Ed è partita, come dicevi Marco, l'atleta di casa Kundalini Milano De Preto Martina. Bene Davide, finora sembra non patire troppo fisicamente la via, deve andare a gestire
la sua forza per sprigionarla lassù, dove ci hanno salutato Luca Boldrini e Giorgio Bendazzoli. Bravo a sfruttare il tallone subito così alto. Quanta forza a questo ragazzo. Tanto margine. Vediamo adesso quando andrà a spostare tutto il corpo verso destra, andando orizzontale rispetto al suolo. Ale Davide decide di sfruttare una lot fantastica. Davide Picco, cosa non ha fatto a livello tecnico. Ottima soluzione, però poi lì evidentemente quella c'è proprio un cambio buone. Di passo. Giorgione ha veramente tirato fuori il coniglio dal cappello per riuscire a tenere quella presa successiva. Bendazzoli. Intanto Martina De Preto, perché Davide è arrivato su che aveva molto più margine fisico rispetto a Giorgio, eh? Sì, Giorgio è arrivato sicuramente più affaticato, però è riuscito comunque a erogarne veramente tanta. Mi immagino di vedere poi lì un Marcello Bombardi. E intanto qua Martina, senza troppe difficoltà, arriva addirittura quasi controllo, quasi statica, a un momento dove abbiamo visto diverse atlete azzardare un gesto un po' più aleatorio. Martina sì, ha questa scalata quasi in totale controllo. Conosce bene anche questa parete. Eh beh sì, atleta di casa. Ecco qua Riccardo Vicentini, Lupi Climbing Team, sguardo al giudice e parte per la sua semifinale. Simpaticamente o maldestramente col pettorale al contrario. Esatto. Riccardo Vicentini, atleta della nazionale giovanile, primo anno under 18, ha da poco vinto il campionato italiano giovanile di categoria nella disciplina lead. E ha fatto anche una grandissima performance nella categoria, nella disciplina boulder. Anche lui atleta molto molto fisico, comunque con grande espressione di forza. Sì, Ricky è un atleta con una gran forza, ma che sta imparando a gestirla. E qua Martina intanto rinuncia a un moschettonaggio per andare avanti e cambiare strategia. Mamma mia, che margine che ha Martina quest'oggi in parete. È là su dove ci ha appena salutato Valentina e riesce ancora a riposare. Ragazzi, oggi Martina ha tantissima di energia. Guarda qui, peccato che va a perdere i piedi e a quel punto non riesce a tenere la sbandierata. Ho appena finito di dire che aveva un sacco di energia. Secondo me aveva ancora un po' di energia per andare avanti, sì, è stata soltanto una piccola distrazione. E intanto Ricky. Vediamolo qua Vicentini, ancora abbastanza in controllo, questo riposo forse non così generoso, ma probabilmente ha un gran margine anche su questo tipo di prensioni. Sì, non deve comunque star troppo sulla presa per non andare in esubero di energie. Ale Riccardo decide di passare subito. Cura quel tallonaggio, per favore. Decide di passare in punta, meno male. Anche deve lui solo un attimo togliersi da questa situazione, Ricky. Un attimo a fondo energia. Qui adesso la vedo dura. No, peccato Riccardo, peccato. Si è bruciato un po' la gara in quella sezione. Ebbene sì. Peccato. Comunque ancora giovanissimo, manca un po' di esperienza da parte di Riccardo, che sicuramente si farà. Intanto Federica, qua vediamo Martina De Preto nella fase finale della sua salita.
dove ci... Sì, lì ha perso proprio un attimo gli appoggi e ci ha lasciato. Intanto partita Federica Papetti del Rock Brescia ASD. Altra atleta nazionale giovanile molto forte sia sul boulder che sulla lead. Mentre in campo maschile si avvicina un olimpionico, uno dei primi atleti ad aver partecipato alle Olimpiadi che hanno visto l'esordio dell'arrampicata sportiva a Tokyo 2021. Misha Pikorruaz, fiamme oro di Moena, lui è specialista del boulder ma anche una grande scalata sulla lead, molto tecnico. Vediamo come corre perché sa che deve sbrigarsi per riuscire a dare tutto quello che ha nel minor tempo possibile, non essendo appunto proprio uno specialista della lead. Intanto Federica ha passato il primo filtro abbastanza agevolmente, adesso deve scappare un po' via per andare magari a riposare con un incasto di ginocchio che sono quasi sicuro andrà a leggere. Alle Fede. Intanto doppia moschettonata qua per Misha, che si concede ora qualche secondo di recupero prima di partire per la prossima sequenza. Bene Fede qui. Invece probabilmente deciderà di andare via. Vediamo. Mentre Misha, anche lui si prende un attimo di riposo. Guarda lì. Incasso di ginocchio. Incasso di ginocchio per Federica che a questo punto scrolla gli avambracci per cercare di recuperare qualche energia, prende magnesite per aumentare il grip. E intanto Misha arriva nella sezione forse più boulderosa anche di questa via. Vediamo come la leggerà. Sì, è la sezione più boulderosa, è sicuramente la sezione più strapiombante. Magari dall'inquadratura non si vede, ma il pannello sembra quasi a 90 gradi. Allora Misha va a svincolare i piedi, tiene la sbandierata Misha, alza subito il tallone sinistro, deve andare a incrociare sulla seconda piramide, deve scappare velocemente da qui Misha, ma prima moschettonaggio, braccio sinistro a 90 gradi, spallata destra, si cambia piede. Intanto Federica è altissima, la sua è stata velocissima, brava Fede, adesso deve cercare di mantenere i piedi a contatto, bello questo aggancio di punta. Bello, da parte doppio, di Federica. Doppio aggancio per Federica. Geniale la sequenza che sta effettuando Fede. Peccato non riesce ad accoppiare. Però credo sia la soluzione migliore, sicuramente quella utilizzata da Federica. E intanto Misha sta cercando di riprendere l'energia anche solo per moschettonare. Ale Misha. Ed eccolo qua, Pikorruaz. Deve entrare nel rovescio per poter valorizzare il tallonaggio a destra e lo fa. Misha presa dopo presa per cercare di raggiungere il top. Vediamo qua, bravissimo va a anticipare con la moschettonata che ha colto un po' alla sprovvista Giorgio Bendazzoli. Che livello che ha oggi Misha sulla via. È adesso che deve tirare fuori la grinta Misha Pikorruaz. Bravissimo, rimane agganciato, ancora una presa Misha. Grandissimo, si lancia così. Ed è in finale Misha Pikorruaz. Sicuramente sì. Ultime 7 atlete per la categoria femminile. Ultimi 4 per quella maschile. E ora è il turno di Giorgio Tomatis del Centro Sportivo Esercito, che vedremo se soddisferà la previsione di Jean che lo dava al top. Certo quel passaggio è molto fisico anche per un Gio Tomatis. Ma... vabbè, il bello dell'azzardo è un po' questo. Vero. Vediamo come se la cava. Mentre in campo femminile sta partendo Jean. In campo femminile c'è per l'AWS di Passier Vanessa Kofler. Partita ora. E intanto avete visto l'ultimo momento di Misha Pikorruaz.
con cui si è preso la testa della classifica virtuale. Vanessa Koffer, primi movimenti. Vanessa non è un'atleta che ci stupirà dal punto di vista del ritmo, ve lo anticipo già. Sì, la conosciamo, esatto, ma sempre molto tranquilla, sì, molto ponderata. Ha un livello molto molto alto sulla forza. Buona Vanessa finora la sua salita, qua deve comunque cercare di imprimere un ritmo un pelo più elevato di quello a cui è abituata se vuole raggiungere l'altezza giusta per poter accedere alla finale di questo pomeriggio. E intanto è partito Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, Reggio. Gio Tomatis, che mi sembra ha vinto lui la prima tappa lì di Coppa Italia, o sbaglio? Non sbagli, Marco, ha vinto la prima tappa di Coppa Italia svoltasi a Bergamo qualche settimana fa all'Orobia Climbing. Vediamo se riuscirà a rimanere al vertice anche in questa occasione. Vedremo, non c'erano alcuni degli atleti che ci sono a questo appuntamento importantissimo a livello nazionale italiano. E intanto Vanessa deve andare bella decisa a spallare questo volume per permettergli di entrare nel rovescio. Bene Vanessa, vediamo se va, e va a incastrare il ginocchio per andare almeno a effettuare la moschettonata più agevolmente. Bravo Giorgio qua ad estreggiarsi tra le due, grandi volumi rovesci, sfrutta il tallone a coppia, anche lui qua leggera indecisione se utilizzare o no l'aggancio di punta sinistro, alla fine decide di andare in spalmo, prova a prendere la corda per moschettonare ma cambia idea, imposterà il movimento successivo, adesso deve traslare verso destra a ruotare ma deve ricordarsi di moschettonare, lo fa in questa occasione. Non un po' troppo lenta questa sequenza da parte di Giorgio, non vorrei che abbia sprecato un po' troppa energia. Intanto Vanessa decide di riposare anche su questa ennesima presa prima di ripartire. Ale Vanni, buona la lolotte di Vanessa per cercare di portare il bacino più vicino possibile al pannello. Mano piede, tallonaggio di Gio Tomatis, carica di punta la prima per Vanessa, rovescia. Adesso deve cercare di accoppiare, riesce a rimanere agganciata, grandissima Vanessa, fino a questo momento deve cercare di spostare il bacino a sinistra e andare cattiva, no, toglie lei l'aggancio di punta che era l'unica cosa che la teneva ancorata alla parete. E peccato. Guarda Giorgio Tomatis intanto, Gian che riesce nell'incrocio abbastanza agevolmente anche lui. Reggio qua deve andare veramente cattivo e quasi. E peccato. Come Misha Piccorruaz, anche lui cade nell'impostare questo movimento e a questo punto passa momentaneamente in vetta e anche lui mette un piede nella finale di oggi pomeriggio. Bravo Giorgio che non ci regala il top, intanto se hai la... ecco, qui abbiamo sì la sequenza della moschettonata di Vanessa con l'incastro di ginocchio. Qua mentre cerca di nuovo moschettonare e guardate come va a togliere l'aggancio sinistro, da lì perde tutta l'aderenza che ha sul volume viola nel momento in cui toglie quel piede sinistro agganciato, lo toglie, perde
la possibilità di mantenere il bacino contro il pannello e il volume da pseudo buono diventa veramente brutto da tenere, e così saluta la via e la possibilità di raggiungere il top. Peccato però, grandissima salita. Ed entrano quindi in campo gara Savina Nicelli della Macaco Piacenza e Arsène Duval della SASP di Torino. Arsène che è atleta della nazionale francese e che quindi, diciamo, non conta, gareggia fuori, sì, classifica. Gareggia fuori classifica. Vabbè, possiamo dirlo, è qua in simpatia, fidanzato di un atleta che partirà proprio dopo Savina. Atleta che ha vinto la prima tappa di Coppa Italia Lead, Ilaria Scolaris. Scolaris della SASP di Torino, appunto. Intanto Savina Nicelli. Arsène ci ho parlato un po' ieri e ha un po' male a un gomito? Sì, al flessore della mano, adesso non ricordo più, ma tanto c'è il nastro che ci ricorderà bene quale, credo destra, e lo vedremo adesso, sinistra. Anche lui gran ritmo subito, sì, in queste prime prese. Arsène comunque è un finalista di Coppa del Mondo, non stiamo parlando di un atleta qualunque, dotato di una gran tecnica, un po' come tutta la nazionale francese. A tratti pecca un po' sull'espressione fisica, ma comunque è veramente molto molto forte come atleta a tutto tondo, diciamo. Guarda qua come si è andato a sedere sul piede sinistro per recuperare, stare vicino alla parete, sfrutta il tallonaggio per moschettonare qui forse. Poi c'è da dire che la componente mentale, nel momento in cui affronti una gara del quale non hai alcuna pressione, sì, a livello che non di devi fare il risultato, è forse una delle dei momenti migliori dal punto di vista mentale. Ti puoi godere la salita, sì, quasi, sì, fosse bravissimo. Un allenamento. Sì. Savina, che cosa combina? Cosa ha combinato Savina? Non l'ho vista. Savina purtroppo ha gettato al vento la sua gara, uscendo veramente in maniera prematura. Non ho visto assolutamente cosa è successo. Se cerchiamo di, sì, vedere se abbiamo il replay. Sacrifichiamo un attimo la salita di Arsène per andare a vedere. Ah, è andata a caricare la presa che in verità era un tappo. E poi è andato a prendere la pinzata, gli è scivolata la spallata destra, peccato, invece peccato, di prendere peccato, la pinzata. Sì. Quella lì non era una presa da utilizzare con la mano, era un piede, peccato. A volte anche questi errori ci cascano un po' anche gli atleti con più esperienza come Savina. E intanto Arsène, piccola momento di decontrazione per lui. Mi diceva comunque che nel momento in cui avrebbe percepito un dolore un po' eccessivo avrebbe mollato. Sì, 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 non sarebbe andato al limite per non compromettere comunque la stagione agonistica mondiale, come hai detto tu, che sta per arrivare. Guarda come è in total control. E anche lui però qui adesso inizia ad avere... E qua la componente fisica è importante. Intanto sulla destra del teleschermo, guarda, entra Ilaria Scolaris. La va a tenere, grandissimo Arsène che sbandiera, rimane sulla parete. Deve andare a moschettonare ora, guarda come il bacino va bene contro il piede destro. Quasi a testa in giù, sì, qui deve entrare nel verticale. Lì sarà la coppia di volumi. Prima il sinistro, poi il destro. Ale Arsène con l'aggancio del piede sinistro, grandissimo Arsène. Questa performance, adesso deve fare un salto per andare a quantare il top, vediamo. Peccato. No, non va. Grandissimo. Che prestazione da parte di Arsène. Caduto con il top quasi in mano Arsène Duval. Cade lui e parte lei invece. Ilaria Scolaris, SASP Torino. Poi vediamo l'ultima fase veramente spettacolare, aerea. Quando vi dicevo che la componente mentale nel momento in cui si approccia a una gara del quale non si ha una gran importanza, non si hanno troppe aspettative, ci si possono prendere dei gran rischi.
po' come ha fatto Arsène in questa ultima fase. Di via, grandissimo, è mancato veramente un niente per andare a tenere il top. Intanto il turno quindi di Ilaria Scolaris. Eh sì, che si era qualificata sesta, quinta, pardon, quinta, ma mi sa terza pari merito. Può essere, sì, ieri, perché ci sono stati diversi top. Allora prima pari merito mi sa, perché le ha fatte tutte e due. Allora erano 5 atlete. Può essere. E intanto Marcello Bombardi, centro sportivo Esercito, è il penultimo atleta in campo maschile ad entrare sul campo gara. Marcello che ha partecipato, rientrato da Salt Lake da poco, dove ha partecipato alla Coppa del Mondo Boulder insieme a Misha Picorruaz. Si stanno preparando per la stagione lead, che partirà, mi sembra, a Villars, a cavallo tra giugno e luglio. Ed mi eccolo, mi trovi qua un po' impreparato. Parte Marcello, Marco, quest'anno, perché segui solo la giovanile. Sì, da dove, non che abbiano meno impegni, da dove deriveranno i futuri campioni che parteciperanno a Los Angeles 2028. Intanto vediamo qua Marcello, che allora, sicuramente l'aria non pecca di doti fisiche per questo itinerario di semifinale. E Jean, se queste semifinali sono fisiche, cosa ci aspetterà dalle finali che, come possiamo vedere dai teli neri che le coprono, sono poste proprio, penso, sulla sezione più aggettante e più continua della via, quindi probabilmente vedremo prese leggermente più buone. Sì, comunque la fisicità rimarrà dominante nelle due finali. Magari ci saranno più movimenti, tra virgolette, spettacolari o piedi o nel vuoto. Sì. E intanto ci stiamo un po' perdendo la salita di Ilaria. Ilaria sulla destra, che ha fatto una gran corsa. Bravissima Ilaria. A livello di ritmo questa mattina qui all'Urban Wall in semifinale. Vediamo se deve leggere l'aggancio di punta. Lo deve leggere adesso. Adesso guarda, deve agganciare l'aria. E bene lo legge. Piede destro vicino che va in spinta. Ora deve tenere l'accoppio mantenendo l'aggancio destro. È molto difficile mantenere. Peccato. A differenza di Vanessa, Ilaria ha anticipato il piede in spinta a sinistra. Invece doveva mantenere il sinistro in aggancio, il destro vicino in spinta, e non il contrario come ha fatto. Marcello invece saggiamente decide di riposare lì dove tutti gli altri hanno trovato grandissime difficoltà, per poi partire e andare via. Alle marci. Ieri Marci mi ha detto che non si sentiva molto molto bene sulle prese. Speriamo che sia cambiata un po' la sensazione quest'oggi. Bene fin qua Marcello, che riesce a mantenere una certa decontrazione dopo ogni movimento. Ci sta questo ultimo riposo prima di affrontare l'ultima ventina di movimenti per raggiungere il top. Da qua Marcello deve però cambiare marcia, perché se mantiene questa velocità rischia di ingolfarsi, sempre per rimanere in ambito motoristico. Guarda però qua che va. Dai Marci, adesso molto solido, accelerare. A moschettonare dalla spallata. Le sente troppo buone, non prende, vuole scappare via. Prende magnesite in continuazione Marcello. Sì. Sintomo di percepire sempre positivamente la presa. Alle marci, dai. Bene così. Adesso che deve fare la differenza. Bravissimo qua Marcello, che intanto anche lui mette un piede nella finale di oggi pomeriggio al 100%. Riesce a mantenere la sbandierata, alzare subito il tallone alto a destra. Adesso dovrà accoppiare, dopo aver preso magnesite ovviamente, la prima volta nella via. Spallata a destra, e quindi a questo punto andrà di destra al primo dei due volumi sulla parte verticale. Ci può stare come sequenza finale. Qua deve buttarsi dentro. Ed eccolo qui Marcello che arriva all'ultima presa, e a questo punto passa la catena ed è top. Potevo giocarmi Marcello, invece mi sono giocato Giorgio.
Bravissimo Marcello Bombardi, che ci fa vedere il primo top in questa semifinale. E intanto è partita per le Fiamme Oro di Moena l'atleta azzurra Camilla Moroni sulla via femminile, ma eccolo qua il replay di Marcello, che salta addirittura una presa, prende la penultima e poi spara all'ultimo volume. Ma il top, lo ricordiamo, è solo quando la corda passa all'ultimo moschettonaggio. Bravissimo Marcello, sembrato arrivare anche abbastanza riposato quasi. Sì, sì, ha iniziato a partire gli ultimi 7 movimenti, credo. Prima era in totale controllo. Sicuramente non sono queste le vie che metteranno in difficoltà quest'anno Marcello, però è giusto sapere anche gestire le vie un po' più facili, tra virgolette. Guarda Camilla come... Guarda che approccio da boulderista, sì, che ha, sì, Camilla, piedi nel tranquilla. Vuoto. E Gian, permetti di dire che questa però... è una delle salite che più ci interessa da vedere, perché in questo momento Camilla, in ottica anche Parigi, è una tra le migliori combinatiste che abbiamo, visto che è entrata sempre in semifinale in Coppa del Mondo, nelle prime 10 posizioni. Tra un po' inizia la stagione lead, che ci proietterà a questo punto a Berna, dove la prossima forma di combinata olimpica sarà solo tra boulder e lead, e a questo punto Camilla è in lizza per essere forse la nostra atleta di punta. Sicuramente tra Camilla e Laura sono un po' i nostri punti forti. Non dobbiamo dimenticarci anche di Giorgia Tesio, però sì, sicuramente Cami è... rapidissima ad arrivare qua, sì. Anche Camilla Moroni, mentre a fianco a lei adesso sul teleschermo parte il compagno di squadra delle Fiamme Oro, Philip Schenk, anche lui ottimo combinatista. Ricordiamo che entrambi sono arrivati agli Europei di Monaco al sesto posto, un ottimo piazzamento. La prima gara lo scorso anno abbiamo visto anche proprio il format di combinata olimpica. Vediamo se Philip riuscirà a replicare il top di Marcello, mentre Camilla qua, da brava boulderista, si prende subito, ma forse un po' troppo presto, la gancia di punta col sinistro. Di punta, abbastanza tranquilla sull'avambraccio Camilla per cercare di gestire questo passaggio. Saggiamente decide di andare a moschettonare. Anticiparsi la moschettonata, così bravissima. È un problema che non avrà dopo. Bravissima, adesso deve capire come andare a gestire quell'aggancio di punta. Gestito benissimo da Vanessa Kofler. E qui forse sbaglia la sequenza, perché dovrebbe, no, è che dovrebbe prima andare, prima al volume, andare al volume, sì, sì, di sinistra, poi agganciare. Vediamo se lo fa, lo fa adesso, ecco. Camilla, vediamo adesso se andrà a sfruttare l'aggancio sinistro. Sì, eccolo qui, ora, no, deve, però, così adesso deve sfruttare un sacco le sue qualità fisiche che ha, fa. Ce l'ha, e come, durissimo questo passaggio affrontato così, ma va bene lo stesso. A lei Camilla, qua adesso deve tornare a sedersi, ah, peccato, le parte la pinza più di sinistra. Non, bravissima, male comunque, bravissimo, bravissima, guadagna la testa della classifica. Chissà che non sia a questo punto Giorgia Tesio o Claudia Ghisolfi o Laura Rogora a raggiungere l'ultima presa per quale mettere la corda in catena. Ultimo atleta in campo maschile a salire la semifinale, ancora tre atlete in campo femminile: Teso Giorgia, Ghisolfi Claudia e Rogora Laura. La prossima sarà appunto Giorgia Tesi. E godiamocela quindi la scalata di Philip Schenk, che non sta brillando Gian in termini di ritmo in questa sezione. No, anche lui prende spesso magnesite. Bene Filippo, sì, fino a questo momento, come hai detto tu, non sta correndo troppo, sta gestendo un po' la salita, le prensioni. Un po' anche Marcello ci ha fatto vedere la stessa cosa. Bravissimo qua Filippo, va a prendere la spallata, adesso moschettona, entra sulla prima rovescia. Alza subito bene il tallone destro alto per andare ad accoppiare. E da qui in poi volume inizia un po' la difficoltà della via. Vediamo come va a gestirla Filippo. Sembra abbastanza solido qua. Cerca la giusta posizione delle dita su questi due volumi.
è indeciso qua su come moschettonare. Alla fine moschetta subito, adesso ha la corda davanti all'avambraccio. E intanto parte Giorgia Tesio. Arriva dinamico Philip, riesce subito ad alzare il tallone destro come ha fatto prima Marcello. Vediamo se andrà con la mano sinistra a spallare la presa verticale che ha subito sopra la mano destra. No, preferisce accoppiare. Prende ancora Magnesite. Andrà adesso quindi con la mano sinistra. Bravo Philip. Anche lui è già in finale, ma vediamo se riuscirà a conquistare un altro top. Sfrutta ancora un po' l'aggancio di sinistro, leggermente meno brillante di Marcello in questa sezione, ma lancia anche lui all'ultimo volume e mette la corda in catena. Top Philip Schenk. Bravissimo. Ah, avevi ragione Marco. Stavolta mi hai battuto. E intanto Giorgia Tesio. Eccolo qua il replay del top di Philip. Si conclude quindi la semifinale maschile. Adesso restano solo 3 atlete, di cui una è già in gara ed è Giorgia Tesio, altra ottima combinatista. Approccio ben diverso da parte di Giorgia rispetto a quello di Camilla. Molto più da lead, diciamo, sì. Il suo approccio un po' più conservatore. Vediamo se riuscite ad arrivare con più energie quindi alla fase finale. Bello questa lolotte destra di Giorgia, sì. Entra bene nel rovescio Giorgia. Decide di andare diretta anche lei come Camilla al rovescio bianco, incasto il ginocchio per moschettonare. Qua probabilmente si prenderà un attimino di pausa. Eccolo lì, lo va a incastrare come hai spoilerato tu Gian. E quindi sì, nel momento in cui poi cade o raggiunge il top Giorgia, possiamo chiedere alla regia di mandare Andre, quando riesci, la classifica maschile a seguire della salita di Giorgia. Aregio, sembra abbastanza fresca qui adesso Giorgia Tesio. Vediamo anche lei come leggerà questa sequenza, che è quella cruciale in questa via. Ah. Anticipa, ma no, non è male così. Non deve agganciare. Però ancora. Aggancia adesso. Senti, brava, come va a incrociare. Giorgia riesce a moschettonare sopra. Bravissima adesso. Giorgia, devi qui scappare da quella presa. Pinzare quella dopo, riesce bene a valorizzare il pollice. Ancora margine sull'avambraccio per Giorgia Tesio. Deve andare a valorizzare la sfera bianca che vedete sulla sinistra, quella che sembra bella lucida lì. Eccolo Aleggio lì. Adesso ultimo Aleggio movimento adesso. Boom. Ed è top per anche Giorgia, per Giorgia Tesio, che porta la corda in catena. Bravissima, brava Giorgia. E quindi Andre, se riesci a mandarci, grazie mille, i 10 finalisti, quindi dovremmo aggiungerne uno perché è presente Arsène nella finale maschile di questo campionato italiano lead qui all'Urban World di Milano. Sono Lamboglia Tommaso, Malosti Luca, Engel Fritz, Boldrini Luca, Picco Davide, Bendazzoli Giorgio, Picco Ruaz, Michael, Misha, Tomatis Giorgio, Duval, Arsène, Schenk, Philip e Marcello Bombardi. 11 quindi gli atleti della categoria maschile che accederanno alle finali, sempre in diretta qua sulla TV dell'Italia Team, tv.italiateam.sport, dalle ore 16. Ma andiamo a goderci quindi le salite ancora di Claudia Ghisolfi e di Laura Rogora. Ultime due salite e poi tutti a pranzo, pennichella e poi appuntamento con le finali. Vediamo qua il bel replay di Philip.
qua è stata l'incertezza di Filip nel moschettonaggio, poi però è rimasto bello lucido, comunque ha dimostrato di avere anche un buon margine qua Filip Schenk. Sì, deve capire che non può mantenere questo ritmo su una via al limite. No, diciamo che in Coppa del Mondo un ritmo così non ti porta tra i primi otto. O comunque non ti fa esprimere al meglio. Ed eccola qua, Claudia Ghisolfi per le Fiamme Oro di Moena. Partita. Altra grande protagonista di questa disciplina. Grande assente il fratello Stefano. Salutiamo. Pluricampione italiano, vincitore anche della Coppa del Mondo Lead, ma che purtroppo è impegnato in questo momento all'estero a provare la via più dura del mondo. E quindi ci godiamo Claudia nella sua scalata verso il top. Per un attimo ho avuto paura che Claudia venisse giù in questa circostanza. Sì, Claudia per un attimo era sembrato scivolasse l'appoggio sinistro, invece no. Adesso arriva il primo piccolo filtro di questa via che ha messo in difficoltà. Bella questa inquadratura. Le prime atlete. Le prese da questo lato che non abbiamo ancora viste. La concentrazione di Claudia nello sguardo. E lì è dove Savina è stata ingannata, compromettendo la sua gara. Ottimo il margine qui di Claudia. Piccolo momento di riposo per Claudia prima di andare a affrontare non ancora l'ultima parte, ma quello che precede, diciamo, ancora 4-5 movimenti prima di raggiungere l'eventuale incastro di ginocchio. Decide di anticipare la pinza e poi di entrare dopo nel rovescio. Concentratissima Claudia nella salita. Un attimo di difficoltà, ma riesce comunque a rimanere in parete. Rigida in questo momento Claudia, un po' tesa. Riesce ad andare bene a prendere il volume viola, anticipa con il tallone per entrare nel rovescio bianco. Altro tallone a sinistra che permette di raggiungere la sfera. Lorottino che la tiene bella ancorata alla parete. Sì, sembra un po' contratta qui forse Claudia in questa ultima fase. È un po' tesa, sì. Adesso vediamo se riesce a leggere l'aggancio di punta. Innanzitutto vediamo quando andrà a moschettonare, se da subito o dopo, adesso in omo laterale. Adesso deve agganciare, ma no, non lo sta leggendo. Cerca di anticipare subito spaccando a sinistra. Prova ad accoppiare. Peccato, così, sì. E purtroppo non va, ma comunque dovrebbe essere sufficiente per entrare tra le finaliste. Momentaneamente quarta con un 37. Beh, possiamo più. Possiamo chiedere a Andre se ci puoi far vedere la classifica parziale della classifica femminile, mentre tanto Claudia si deve togliere le scarpe. Le 10 finaliste al momento sono Jenny Lavarda, Brunetti Elena, Arnoldi Valentina, De Preto Martina, Papetti Federica, Scolares Ilaria, Claudia Ghisolfi, Vanessa Koffler, Camilla Moroni e Giorgia Tesio. Ilaria Scolares e Claudia Ghisolfi a pari merito, perché evidentemente hanno fatto pari merito anche in qualifica. Sì. Non si spareggiano quindi col turno di precedente, ma in questo momento sono ancora pari merito.
probabilmente destinata a uscire dalla finale purtroppo Jenny Lavard. Eh sì, dipenderà ora tutto da Laura, che se riuscirà o no a superare la presa. 34 Laura Rugora. Peccato, perché Jenny quando è caduta ne aveva ancora un pochettino, non era del tutto stanca Jenny, peccato. Ed eccola qui, ora entra in campo gara l'ultima atleta di questa semifinale del campionato italiano lì 2023, Laura Rugora Fiamme Oro, la seconda insieme a Michael Picco Ruaz, atleta olimpica, prima storica partecipazione anche per l'atleta azzurra, che ora parte per la sua via di semifinale. Sguardo d'intesa con la giuria e si parte. Ultima atleta della semifinale di questa mattina, Marco. Parte sempre con un gran ritmo Laura. Sì, ormai Laura è una ragazza con una grandissima esperienza a livello di competizione lead. Ha capito negli anni che partire in fretta è molto più utile che non stare a perdere tempo sulle prime prese, anche perché le prime prese sono le più buone, le energie sono ancora altissime e quindi si rischia di non percepire l'esubero di espressione di forza sulla prensione. Ale Laura, velocissima ad arrivare fin qui Laura Rugora. Laura fortissima sulle prese molto piccole, una grande sensibilità sugli appoggi e soprattutto una grande precisione sui tallonaggi. Anche lei va a moschettonare, afferra la pinzata verticale, svincola, alza il piede sinistro, nessuna difficoltà qua per Laura Rugora. Guarda come imposta bene Lott, arriva staticissima al movimento. Lott che usa molto spesso Laura quando scala, si vede molto qui anche la sua impronta di arrampicatrice su roccia. Ancora 10 prese per essere matematicamente in finale, ma sicuramente Laura punterà al top in questa via. E Laura adesso deve andare a spallare il volume di sinistra, bene, a differenza di Camilla e di... Tieni i piedi bassi qui, Laura, è data ora ad anticipare l'alzata del destro per caricare bene la rovescia. Attimo di terrore. Sì, ho detto se prova a impostare il momento così viene giù, invece poi qualche problema qui nel raggiungere il moschettonaggio. Ma sembra abbastanza tranquilla Laura, che va a sfruttare anche lei l'incastro di ginocchio. Si prende tutto il tempo del mondo qui per riposare Laura. Ancora prima di un po' di questa margine. Sequenza. Vedi come col tallone sinistro va bene a scaricare il più possibile il peso del suo corpo. E intanto è dentro alla finale. Tenta un aggancio anticipato. Guarda quanto chiude col braccio destro, ma non infatti, è comunque sufficiente. Conviene prima prendere il volume e poi agganciare dopo. Così va a anticipare il prossimo appoggio. Altra Lolot qui. Difficilissimo tenere così, bravissima Laura. Anche Laura, bravissima. Abbassa il baricentro con questa Lolot. Poi cambia contro Lolot. Sì. Bellissima questa sequenza di Laura. Fase finale molto tecnica da parte di Laura. Si prende il tallone molto alto qui e adesso ultimi movimenti per lei, e a questo punto secondo me Jean, salvo sorprese, dovrebbe Dici. Esserci il secondo top. Dici?
femminile. Te lo giochi? Ed eccolo qui, vediamo Laura, ultime due prese e ora ultimo movimento dinamico per avere la presa che consente di mettere la corda in catena. Applauso del pubblico per Laura Rogora. Ed è top. Tre top per lei. Andre, se ci puoi mandare la classifica così andiamo a elencare le altre 10 finaliste dopo aver elencato i primi 10. Che sono quindi Brunetti Elena, Arnoldi Valentina, De Preto Martina, Papetti Federica, Scolari Silaria, Claudia Ghisolfi, Vanessa Kofler, Camilla Moroni, Giorgia Tesio e l'ultima che avete appena visto salire, Laura Rogora. Quindi appuntamento, Marco, è? Alle ore 16, sempre qui sulla TV dell'Italia Team, tv.italiateam.sport. Non facciamo che ringraziare quindi Andre in regia che ci ha accompagnato questa mattina. Il buon Paolo Morandi che sta qui vicino a noi e fa anche da speaker, oltre che da padrone di casa dell'Urban Wall Milano Climbing Factory. E quindi un saluto da Marco Iacono. Jean-Pierre Bovo, buon appetito. Ci vediamo alle 16. A dopo.